Tira perché aumenta il... come sapete benissimo, però non è proprio il caso. Vi dico in anticipo grazie di essere venuti. Vabbè, Francesco, giusto perché sei dentro, davanti. Come stai? Grazie veramente di essere venuti, di aver partecipato. Si sta anticipando le conclusioni. Grazie delle relazioni che ho sentito, anche quelle di stamattina, da remoto. Ero remotissimo, era la Garbatella, lontanissimo, a casa mia. E credo che sia stata una giornata, è una giornata importante per l'Istituto, per la complessità di Chiara, non soltanto scientificamente, questo forse posso dirlo, anche se vorrei scriverlo in un libro che forse riuscirò a scrivere di autobiografia mia personale. Chiara è una persona anche personalmente complessa, non soltanto scientificamente, come avete sentito stamattina, una relazione veramente molto bella. E grazie anche ai presidenti di seduta. Mi date il programma che è molto bello, fra l'altro. A me piace molto questo programma. A me piace molto questo programma. La nostra grafica è veramente molto brava, non so se c'è. C'era prima. È veramente molto bello. E allora, siccome vi do appuntamento per i 140 anni dell'Istituto, che festeggeremo a dicembre, se non mi ricordo, a metà dicembre, se non mi ricordo male. Credo che sia una data importante, perché 140 anni di questa istituzione sono... Non dico che me li sento tutte sulle spalle, perché io non... Era un bel pochettino, caro. E tanti, sì, tanti, troppi, tanto è vero che ho detto che basta. E... Se non lo sapete, ho dato le dimissioni, aspettiamo che il ministro nomini il nuovo presidente dell'istituto. Perché sono 30 anni, no, dal 2001... Siamo nel 2023, giusto, 22 anni, quindi sono tanti, Poi tutto quello che hai fatto anche prima di essere presidente. Non a caso sono molto vicino a lei, perché è una delle mie estimatrici maggiori e delle poche estimatrici che ho, perché ne ho tantissime. Non ne ho tantissime. E però, grazie veramente a tutti e vi aspetto allora veramente, sarà l'ultimo atto a dicembre del... La data era già decisa, credo. Non ho sentito benissimo. Avevo sentito benissimo. Grazie veramente a tutti, di tutto. Badate, anche le presenze sono importanti, anche le presenze sono danno il senso della vita dell'istituto, della partecipazione alla vita dell'istituto. E di questo abbiamo, anche di questo abbiamo bisogno. Si è materializzato queste parole che erano quasi un de profundis sui Cardini, che oggi concluderà brevemente la giornata. Io intanto te lo dico. Grazie a tutti veramente. Dunque, dopo questo bellissimo inizio, riprendiamo i nostri lavori.
per un pomeriggio denso di offerte veramente allettanti. E per chi non mi conosce, mi presento, mi chiamo Carla Frova e ho insegnato storia medievale in varie sedi, da ultimo qui alla Sapienza. E non ho una particolare competenza sui campi di studio che sono stati affrontati da Chiara Frugoni, a differenza naturalmente delle persone che oggi, stamattina e oggi pomeriggio parleranno. Però quello che abbiamo visto chiaramente, ma lo sapevamo già prima, tutti i medievisti, direi tutti gli storici, sono in vario modo legati al magistero di Chiara Frugoni, perché è stata una grande, grandissima storica, quindi sicuramente è una voce nella nostra disciplina con cui tutti dobbiamo e con grande piacere facciamo i conti durante il nostro lavoro. Io ho avuto poche occasioni, ma tutte molto piacevoli, di discutere con lei argomenti molto specifici di comune interesse, però naturalmente non sono un'esperta dei territori da lei esplorati. Però come si fa, essendo storici medievisti, e ripeto, essendo storici, a non interessarsi dell'opera e a non ricavare continui spunti dall'opera di Chiara Frugoni. Come presidente seguirò il modello perfettamente interpretato da Umberto Longo stamattina, cioè il presidente non invadente, anche se mi piacerebbe mettermi a illustrare le personalità delle persone che parleranno, perché sono tutti, alcuni sono persone con cui sono legata da legami di conoscenza e di affetto, ma con tutti di grande ammirazione per i lavori che conosco, quindi mi piacerebbe parlarne. Però il tempo è poco, ce l'ha già ricordato Massimo, e quindi richiamo anche, come doveroso, i relatori me lo fanno senza bisogno di esortazioni, restare entro i tempi. E quindi oggi pomeriggio ci sono degli argomenti, due blocchi di argomenti, come avete visto, uno bambini e l'altro, diciamo, iconografia, iconologia, immagini, eccetera. E quindi cominciamo subito con la prima sezione, che è aperta da Marco Bartoli, insegna storia medievale alla LUMS, e per non dire tutti gli altri suoi incarichi e lavori. Il titolo del suo intervento riprende il sottotitolo di un fortunatissimo lavoro di Chiara Frugoni, più volte ripubblicato, Vivere nel Medioevo, donne, bambini e soprattutto donne, uomini e soprattutto bambini. Grazie. Allora, come Carla Frova ha appena detto, questo è il titolo di uno degli ultimi libri di Chiara Frugoni, e mi sembra che il titolo sia piuttosto interessante, perché l'oggetto di studio è uno solo: la vita delle donne, degli uomini e dei bambini nel Medioevo. Mi sembra che questo titolo descriva bene non solo il contenuto del volume, ma l'insieme della produzione storiografica di Chiara. Ora, tanto per così, noi tutti conosciamo molto bene l'apologo di Mark Bloch. Accompagnavo a Stoccolma Henri Piren, appena giunti mi disse: che cosa andiamo a visitare come prima cosa? Sembra che vi sia un municipio nuovissimo, cominciamo di lì. Poi, come se volesse prevenire un mio moto di meraviglia, aggiunse: se io fossi un antiquario non avrei occhi che per cose vecchie, ma sono uno storico, è per questo che amo la vita. Si potrebbe parafrasare al femminile: io sono una storica e per questo amo la vita. Chiara Frugoni ha fatto della vita, nella sua dimensione più concreta, l'oggetto principale, mi sembra, di ogni sua indagine sul passato. Per questo nel titolo si usa la forma verbale vivere, piuttosto che il nominale vita. Anche quando ha studiato un santo o un mercante, pensiamo a Francesco d'Assisi o Enrico Scrovegni, Chiara ha sempre cercato, dietro al santo, dietro al mercante, ma la stessa cosa si potrebbe dire dietro alle donne di cui abbiamo parlato questa mattina, l'essere umano, la sua vita, la sua fatica di vivere.
Nel sottotitolo troviamo in ordine donne, uomini e soprattutto bambini. Mi sembra che anche l'ordine descriva bene le scelte di Chiara. Oggi abbiamo visto come Chiara e Francesco, non è per caso che viene prima Chiara e poi Francesco, no? E così prima le donne, poi gli uomini e soprattutto bambini. E credo che i bambini siano come un ultimo approdo ed è di questo che mi è stato chiesto di parlare oggi. I due lavori principali a cui farò riferimento sono quello citato, pubblicato dal Mulino nel 2017, in particolare i 5 capitoli su 8 dedicati all'infanzia, e poi vorrei parlare della relazione introduttiva alla 68esima settimana di studi di Spoleto del 2020, dal titolo di tutta la settimana La rappresentazione dei bambini dell'Alto Medioevo in Occidente. Tutti e due i contributi hanno il marchio di fabbrica di Chiara, l'uso combinato, ma certo non combinatorio, di fonti scritte e immagini. Tale approccio, come sa chiunque abbia letto il volume pionieristico di Philippe Ariès, è di fondamentale importanza quando si affronti il tema dell'infanzia nel Medioevo. Vorrei ricordare brevemente le celebri conclusioni di Ariès. L'arte medievale, all'incirca fino al XII secolo, non conosceva l'infanzia o non tentava di rappresentarla. Non vi è fatto di credere che questa assenza fosse dovuta a goffaggine o incapacità. Si è portati piuttosto a pensare che in quel mondo non ci fosse posto per i bambini. Questo era Ariès, 60 anni fa. Ora, per presentare quello che ne pensa Chiara, vorrei partire dal saggio del 2020. Come è noto, la settimana di Spoleto non poté svolgersi a causa del Covid e proprio per questo la relazione introduttiva di Chiara non ha potuto avere quel dibattito che certamente avrebbe meritato. Si parte comunque dalla carenza delle fonti, anche iconografiche. Chiara, cito, in questi tempi contava dunque non il piccolo in sé, con la sua individualità, con i suoi desideri, emozioni, esigenze, ma che egli crescendo assicurasse la discendenza. I padri vedevano nei figli gli adulti che sarebbero diventati. Le ragioni dunque di rappresentare un bambino, sempre maschio, la bambina è del tutto assente, nell'Alto Medioevo sono pochissime, a meno che non fosse un santo o un personaggio biblico, e anche in questo caso le occorrenze non abbondano. Quel che colpisce, rileggendo il saggio, soprattutto l'apparato iconografico allegato, è vedere come le più antiche immagini di bambini nel Medioevo occidentale sono quasi tutte immagini tragiche. Qui vediamo il massacro degli innocenti che si conserva oggi a Berlino, è una piccola formella, però è una cosa piuttosto interessante, veramente se si guarda bene l'immagine ha tutta la sua drammaticità, il bambino preso per una gamba per essere lanciato evidentemente con violenza, gli altri bambini sotto il piede della persona e un Erode veramente cattivo in atto di invitare a fare la strage. Ma non è l'unico caso, andiamo più vicino, veniamo qui a Roma, al martirio del piccolo Quirico a Santa Maria Antigua. Bene, anche qui abbiamo lo stesso bambino che è gettato, voi sapete la storia, no? È uno dei rarissimi martiri perché la legislazione romana non prevedeva la responsabilità legale dei minori, quindi non si condannavano a morte i bambini a Roma, c'era questa civiltà allora. E quindi muore questo bambino per una semplice ragione, che la madre sta per essere condannata, il bambino è sulle ginocchia dell'ufficiale romano che deve condannarla, il bambino vedendo soffrire la madre graffia l'ufficiale che lo getta per terra e così il bambino muore. Viene considerato martire, ma in sostanza è morto per un gesto di rabbia del persecutore, diciamo. E comunque la rappresentazione è molto violenta, si vede molto chiaramente questo bambino gettato in aria.
Ma pensiamo ancora a un'altra immagine molto celebre e ripresa da Chiara. Questi sono gli effetti del diluvio di fuoco dell'Apocalisse, nella famosissima Apocalisse del Beato di Beana, e siamo nell'undicesimo secolo. Questa immagine Chiara stessa la paragona al Guernica di Picasso, perché veramente ha una forza anche drammatica particolarmente evidenza. Allora, questa crudezza delle immagini sui bambini nell'Alto Medioevo colpisce tanto più perché, come la stessa Frugoni nella stessa immagine, nel stesso saggio dice, la cultura prevalente del Medioevo, la cultura diciamo di tradizione cristiana, la Frugoni dice: Cristo a più riprese mostra una grande tenerezza ed attenzione verso i bambini, tanto da adirarsi con i discepoli, i quali cercavano di impedire che i genitori inducessero i figli ad avvicinarsi per riceverne la benedizione. Il versetto evangelico di Marco 13,14, lasciate che i bambini vengano a me, ha avuto però scarsissima fortuna iconografica nel primo millennio. E questo è interessante, perché tra tante scene del Vangelo, questa è una delle pochissime, poche volte rappresentata. L'unica rappresentazione del sinite parvulus venire a me, trovata dalla Frugoni, è una placchetta d'avorio di fattura ottoniana del 968, che è questa qui. Ora, questo pure è interessante, perché questo lasciate che i bambini vengano a me è rappresentato con un pietro che ha tanto di chiavi, che incoraggia il bambino ad avvicinarsi a Gesù, quindi il contrario di quello che sarebbe avvenuto durante nel Vangelo, i discepoli vogliono allontanare i bambini, invece in questo caso Pietro lo incoraggia, ma Gesù, più che accoglierlo, sembra ammonirlo con un dito un po' severo. Nel volume, invece, Vivere nel Medioevo, lo sguardo si sposta sui secoli successivi e soprattutto alla fine del Medioevo si trovano una ricchezza di documentazione, anche iconografica, molto interessante. Io non voglio entrare adesso, soprattutto se no sarebbe troppo lungo, ma tanto per fissare una differenza con i primi secoli, basta mostrare come il sinite parvulus è rappresentato in una tela fiamminga del 1538, cioè appena usciti dal Medioevo, ed è questa. Allora, se mettete uno con l'altro, le due immagini parlano da solo, qui siamo pieni di bambini, Gesù è sommerso dai bambini, è chiaro che ci sta tutta una differenza. A me sembra che tra la placchetta d'avorio del X secolo e la tela del XVI, 500 anni, nei quali era chiusa la diversa percezione che l'infanzia ha avuto nella società medievale. Non è possibile in questa sede ripercorrere tutta la ricchezza della documentazione proposta dalla Frugoni. Quel che appare con certezza è che il tema merita di essere approfondito e che non può essere lasciato solo agli specialisti di storia dell'educazione, perché l'infanzia è una condizione del vivere e l'atteggiamento degli adulti nei confronti dei piccoli è rivelatore di tanti aspetti della società nel suo complesso. Quest'oggi vi propongo di soffermarci solo su un aspetto toccato da Chiara, per così dire, un po' rapidamente, quando parla dell'affetto verso i figli che sopravvivono di qualche anno. Naturalmente i figli che morivano appena nati era un altro discorso, ma quelli che sopravvivevano, naturalmente. Cito un pezzetto un po' lungo di Chiara. Lo vediamo nel caso di due figli giovanetti da parte di due genitori, entrambi mercanti fiorentini: Donato Velluti, appartenente a una ricca famiglia, investito di importanti cariche pubbliche per il comune di Firenze, a proposito del figlio Lamberto, crede di individuare la causa della sua fine precoce nel fatto che fosse stato uno dei più bei bambini della città. Il giorno in cui era stato portato alla consueta benedizione dei neonati a San Lorenzo a Firenze, fu attorniato, ricorda, quasi assalito da folla ammirata, tanto che la balia non riusciva a liberare il piccolo dall'affettuoso assalto delle donne. Fu quella circostanza, molto probabilmente secondo il padre, che diede origine all'eruzione cutanea di Lamberto, accompagnata da prurito, che evolvendo si rivelò mortale.
L'altro caso è Giovanni di Paolo Morelli, altro mercante fiorentino vissuto tra la fine del 300 e la prima metà del 400, ci ha lasciato nei suoi ricordi una straziante descrizione della lunga agonia patita dal figlio adolescente Alberto, alla quale gli assistette impotente. Morì nel 1406 all'età di 11 anni. Figlio amatissimo, tanto che il padre rammenta un anno di distanza dalla sua scomparsa con vividezza e precisione il concepimento, l'attesa, la gioia della nascita e della crescita. Fin qui la frugo. Queste riflessioni sull'affetto dei padri, questo sarebbe il tema di cui vorrei parlare, mi sono tornate in mente recentemente perché ho letto una pagina del Liber Puerilis Dottrine di Raimondo Lullo, di cui è stata pubblicata recentemente una traduzione italiana in volgare toscano del XIV secolo, rinvenuta alla Biblioteca Laurenziana. Lullo dice: caro figliolo, molto deve essere caro a dell'uomo e il suo figliolo. Queste semplici ma profonde parole sono tratte dall'opera che Lullo scrisse per suo figlio intorno agli anni 1274-76. Lullo aveva da poco abbandonato il tetto coniugale e la prole per dedicarsi a una vita di penitenza e proprio per questo dedicò al figlio uno dei suoi primi lavori con parole che non nascondono il suo affetto. Caro figliuolo, molto t'amo, se tu ami l'anima tua, ricordami che io t'ho generato perché tu sia salvo. Il libro in effetti è un compendio di dottrina cristiana e di sapienza civile, in altre parole un lascito culturale che un padre vuole consegnare al proprio figlio. Può essere interessante notare che questo testo, scritto originariamente in catalano, ma tradotto vivente ancora Lullo in occitano, in latino, in francese, sia stato poi tradotto dall'occitano all'umbro toscano a Perugia nel 1379 da tal Ser Angelo di Cagnetto o da qualcuno da lui incaricato. Ser Angelo era un notaio notabile della sua città che tra le altre cose ratificò i patti di pace tra Perugia e Ladislao I re di Napoli nel 1408. Sposato ma senza figli, è segnato come finanziatore dello studio perugino. Non si conoscono altre fatiche letterarie da attribuire a lui. Non sappiamo perché si sia interessato a quest'opera così originale di Lullo. Sappiamo però che con buona probabilità la conobbe nella biblioteca della Certosa di San Lorenzo a Galluzzo, tra i codici che vi aveva fatto pervenire Niccolò Acciaiuoli, gran siniscalco del regno di Napoli. Per tornare a Giovanni di Paolo Morelli, Franco Gardini si era già soffermato anni addietro sulla testimonianza del suo dolore di padre, al momento della morte nel 1406 del figlio Alberto, così giovane in età. Tu lo vedesti morire negli scuri, aspri e crudeli tormenti e mai gli vedesti avere requia, un'ora di 16 dì gli durò l'infermità. Tu l'hai perduto e al mondo più il rivedrai e per memoria di quello tu starai sempre in paura, in tormento degli altri. Il commento di Gardini è illuminante. Siamo, come dubitarne, dinanzi a un testo essenziale nella direzione di quel tema padri e figli studiato nel lavoro ormai classico di Philippe Ariès. Siamo alle scaturigini di una rivoluzione del sentimento paterno o alla riprova che le tesi di Ariès vanno accolte molto relativamente. Si possono dire molte cose sui sentimenti di questo padre davanti alla perdita del figlio. Difficile dire se ci si trovi davanti a una rivoluzione del sentimento paterno. Certo viene voglia di accostare queste note a quelle studiate da Franco Franceschi in un saggio dedicato alla autobiografia dello speziale Giovanni Antonio da Faie, autodidatta toscano del XV secolo, nella quale descrive il dolore del padre Francesco di Lorenzo di Ser Leonardo, quando nell'anno 1400 a causa della peste perdette tutti i familiari e in particolare il figlio ventenne Giovanni, un dolore così grande che si trasformò in vera e propria pazzia. Franceschi fa il paragone tra Francesco di Lorenzo della rustica Val di Magra e i fiorentini Coluccio Salutati, Giovanni di Paolo Morelli, che avevano vissuto anche loro l'esperienza della perdita di un figlio. Ad essi si può accostare un altro fiorentino, Filippo Manetti, il quale pianse la morte del figlio Piero, evocando l'immagine di un tronco familiare la cui radice era stata tagliata.
anche se, come ha ricordato Christian Klapisch, non spese nemmeno una parola sulla scomparsa di ben 7 figlie femmine. Ci troviamo di fronte all'emergere di un nuovo sentimento paterno? Andando un po' più indietro nel tempo, si possono ricordare anche le note di biasimo con cui Petrarca metteva a confronto il comportamento di Dante, a suo dire insensibile alla sorte dei figli, da lui coinvolte nelle conseguenze della sua condanna all'esilio, e il comportamento del padre dello stesso Petrarca, il quale invece aveva scelto di venire a patti con il potere a Firenze proprio per amore dei figli. Ma forse, come ho cercato di mostrare in un'altra occasione, anche Dante non è estraneo ad un certo sentimento nuovo, paterno, almeno a giudicare da personaggi importantissimi della commedia come Farinata. Ma forse, più che ad un nuovo sentimento paterno, bisogna pensare ad una nuova tipologia di fonti. Non bisogna infatti dimenticare che quasi tutte le testimonianze scritte sui bambini nell'alto medioevo erano state prodotte da uomini, cioè da esseri umani di genere maschile, per lo più chierici, che quindi non avrebbero dovuto avere dei figli. Il loro rapporto con i bambini era dunque indiretto. A partire dal XIII secolo invece si cominciano a trovare testimonianze scritte da parte di uomini, sempre esseri umani di sesso maschile, ma che avevano vissuto l'esperienza di essere padri. In questo senso è difficile dire se i testi citati siano la testimonianza del sorgere di un nuovo sentimento paterno o nuove testimonianze di un sentimento paterno che forse c'era sempre stato. L'unica conclusione è per dire che il tema è ben lungi dall'essere esaurito, perché, come aveva certamente intuito Chiara Frugoni, merita di essere ancora approfondito. Grazie. Grazie, caro Marco, di questa tua lettura dei lavori della Frugoni sui bambini, un terreno su cui tu ti muovi con grande competenza e con grande passione. Sai che sono un'ammiratrice del tuo recente volume Santa Innocenza e bambini nel Medioevo, che è veramente un'opera bellissima. E ancora di bambini, o forse di figli, non so, non necessariamente bambini, ci parla Maria Clara Rossi, che insegna storia del cristianesimo e delle chiese all'Università di Verona. Il titolo della sua relazione, in cui penso che riprenderà un tema su cui ha già dato importanti contributi nel passato, è Per una storia della filiazione adottiva, casi dai secoli basso medievali. Grazie mille. Grazie. I tanti bambini nella vita del Medioevo è il titolo di una bella recensione che ho letto, peraltro di recente, di Glebecki al libro di Chiara Frugoni, di cui parlava prima, di cui parlava poco fa Marco Bartoli, Vivere nel Medioevo, donne e uomini, soprattutto bambini. Aveva ragione questa grande pedagogista e anche storica dell'infanzia, tra l'altro anche lei scomparsa negli stessi mesi qui è stata Chiara Frugoni, nei primi mesi del 2022, dicevo, aveva ragione a mettere in luce la presenza dei bambini nel volume di Chiara Frugoni, e aveva anche ragione nel sottolineare, ma è già stato fatto anche questo, il verbo del titolo, cioè il fatto che questo volume, più che di vita quotidiana nel Medioevo, una categoria storiografica di cui appunto molti studiosi e studiose si occupano da molti decenni, più che di vita nel Medioevo si occupa di vivere nel Medioevo, un tema, cito, che sta tra l'ingenuo e il metafisico e che risulta maggiormente dominabile se viene declinato nei termini di esperienza di vita, nell'esistere di ogni giorno, lungo il filo scandito delle ore, delle stagioni, delle generazioni, degli anni. In questo vivere medievale di lunga durata,
come abbiamo sentito questa mattina, un altro concetto, un tema sempre molto presente nei suoi studi, Chiara Frugoni ha messo in risalto appunto i bambini e le bambine attraverso il consumo, meno le bambine come abbiamo visto, ma non per una sua volontà, ma per un problema di fonti, attraverso il consueto intreccio, che è la cifra del suo fare storia, tra le fonti scritte e le fonti iconografiche. Ho incontrato per la verità poche volte Chiara Frugoni, qualche volta ad Assisi e l'ultima volta a Padova, in occasione della presentazione del volume che è stato dedicato ad Antonio Rigoda, appunto c'era anche lei, ma ho accolto con grande piacere l'invito che mi è stato rivolto, che mi consente di renderle omaggio e di ricordarla come merita attraverso un'altra declinazione della storia dei bambini e delle bambine medievali, quella dell'adozione e dell'affidamento. Per farmi meglio capire ho usato due termini, appunto adozione e affidamento, che probabilmente non sono adeguati per l'età di mezzo. Il primo, adozione, rimanda alla adoptio dell'età romana. Di fatto, nel Medioevo, questo istituto, che ha contorni molto ben delineati, evolve in pratiche che non corrispondono più a quelle dell'età romana. Anche se i giuristi, come ha scritto anche di recente Maria Gigliola di Renzo Villata, non trascurano di cimentarsi con definizioni che si modellano secondo le pratiche. Il secondo, l'affidamento, appunto, richiama invece un istituto che è un istituto a noi contemporaneo, che nel Medioevo, come dire, non esiste. E allora cos'è l'adozione nel Medioevo? Esiste una sorta di affidamento, diciamo, nell'età di mezzo? Come lo possiamo definire? Premetto che, avendo a disposizione un tempo esiguo, ho scelto di omettere i secoli dell'Alto Medioevo. Non perché non esistano in questi secoli delle pratiche che coinvolgevano uomini e donne che allevano figli altrui. Anzi, faccio solo un esempio al fenomeno dell'oblazione dei bambini e delle bambine ai monasteri, fenomeno che prevedeva sia trasferimenti temporanei agli abati o alle badesse, incaricati dalle famiglie di provvedere all'istruzione dei loro figli e delle loro figlie, ma prevedeva anche trasferimenti definitivi, irrevocabili, effettuati secondo un preciso rituale descritto nelle regole, come per esempio la regola di Benedetto. È solo uno degli esempi, tra l'altro favorito dall'avvento e dalla diffusione del cristianesimo. Ma, come vi dicevo, ho scelto in questo contesto di dedicarmi al pieno e soprattutto al tardo Medioevo. Perché? Perché in quest'epoca è possibile avere a disposizione un numero maggiore di fonti e anche fonti diverse. E allora torno alla domanda di partenza. Che cos'è l'adozione nel pieno e nel tardo Medioevo? In via preliminare va detto che il pensiero giuridico medievale operò una svalutazione della genitorialità adottiva, mettendo l'accento sulla sua artificiosità. La definisce una fictio o una ficta filiatio o ancora una immaginaria paternitas. E questo comportò, tra l'altro, come conseguenza, anche una rivisitazione di colui che era stato il padre adottivo per eccellenza, cioè Giuseppe, no? Padre Gesù, il cui ruolo di padre adottivo appunto lo aveva investito di compiti di nutrizione e di protezione del bambino. Condivido, mi sembra molto condivisibile l'analisi che ne ha fatto Paul Veillard, perché nel corso dei secoli tardo medievali questa figura si vide progressivamente, in questa figura si vide progressivamente omessa questa caratteristica di padre adottivo, mirando soprattutto a fare di Gesù il frutto di un matrimonio legittimo celebrato fra Maria e Giuseppe. Infatti, progressivamente, come dicevo, il pensiero dei giuristi si orienta verso il primato della filiazione
che procede dallo ius sanguinis. E questa insistenza sull'importanza dei legami di sangue ha fatto sì che la forma di adoptio plena, cioè quella che dava diritti all'adozione, dava diritti equivalenti a quelli della filiazione naturale, avesse una diffusione sempre più limitata. Ed è questo elemento, la diminuita diffusione dell'adozio plena, che ha indotto gli studiosi a ipotizzare il declino o anche la scomparsa dell'adozione fino alle soglie dell'età contemporanea, cioè fino all'età napoleonica. Se voi prendete molte storie della famiglia, trovate spesso scritto che l'adozione come istituto scompare dalla fine dell'età romana e ricompare in età contemporanea. Non è vero. Ancora una volta, la frequentazione degli archivi e l'indagine svolta su quelli che mi piace chiamare i documenti della pratica ha mostrato tutta la sua fecondità e anche la capacità di rovesciare le precomprensioni e i pregiudizi della storiografia. I sondaggi documentari che si sono realizzati in tempi anche recenti, sondaggi per esempio sui testamenti, sondaggi sulle fonti di natura fiscale, quelle che descrivono un po', disegnano la composizione delle famiglie medievali e tardo-medievali, sui registri di battesimi, sull'enorme serbatoio di atti conservati nei fondi ospedalieri e confraternali, ma anche una lettura più attenta così dei registri notarili, tout court, e anche delle fonti narrative o di quelle agiografiche, hanno modificato in modo sostanziale la visione disegnata dalle fonti giuridiche, evidenziando l'emergere di pratiche adottive che si sono evolute però rispetto agli schemi trasmessi dal mondo romano. Queste pratiche possiamo descriverle con alcune espressioni, è vero, insomma un po' empiriche, che prendo dalla lingua francese. Mi sembra che lo esprimano in modo più efficace. Si tratta di transfert d'enfant, trasferimenti di bambini presso un nuovo nucleo familiare. Certo, si tratta di trasferimenti che non afferiscono alla adozio plena, che era formalizzata e pubblica, ma aderiscono piuttosto all'istituto della nutrizio, che era già presente comunque anche nel mondo romano. Anche in questo caso la storiografia francese le ha efficacemente denominate come forme di mise en nourriture, espressione che traduce, direi, il prendersi carico di bambini abbandonati, orfani o bisognosi in generale, allevandoli, nutrendoli, educandoli e dando loro un mestiere e o un'istruzione. Nel concreto, quello che si costruisce sono nuove forme di filiazione, adeguatesi sia al mutare dei costumi sociali, ma anche adeguate agli eventi drammatici che caratterizzano i secoli tardi medievali, quindi peste, carestie, guerre, che sconvolsero le famiglie e moltiplicarono le solitudini nel Medioevo. Anche di questi temi Chiara Furgoni è stata maestra. Le solitudini e le famiglie decimate intravedono in queste pratiche la possibilità di ricomporre le funzioni o alcune funzioni della struttura familiare, anche funzioni sociali ed economiche, continuare ad avere braccia da lavoro e aiuti in ambito domestico, solo per fare un esempio, era drammaticamente importante per i nuclei familiari. E vorrei far notare, anche se forse è quasi pleonastico, che la storia dell'adozione è molto legata alle dinamiche evolutive di quella complessa realtà che è la famiglia, una realtà che è cambiata, che cambia in continuazione e che è ben lontana da quella sintesi armoniosa e immutabile nel tempo e nello spazio, irrealistica e anacronistica che a volte ci viene presentata. Anche la documentazione si è adattata alla realtà di queste pratiche, riducendo le forme classiche di adoptio e di aggregatio
anche se sopravvive un lessico che deriva dall'istituto antico, dall'istituto di età romana, e introducendo una nuova terminologia, un vocabolario dell'adozione contaminato dal lessico della carità, dalla retorica della famiglia, ma anche dal linguaggio degli affetti. Questa creatività del linguaggio nel descrivere queste nuove situazioni di transfert d'enfant si palesa nell'espressione, che è un'espressione medievale, figli d'anima. Nel Veneto, la troviamo nel Veneto, nei documenti veneti, in Sicilia, in Sardegna, in Campania e in altri contesti, dove tra l'altro si è mantenuta fino a qualche decennio fa per indicare i figli adottati. Nel Veneto, fino a non molti decenni fa, i fiori d'anima erano i figli adottati. Chi vuole immergersi in questa documentazione deve rivolgersi, direi, soprattutto, ma non solo, agli archivi degli ospedali, in particolare gli ospedali dell'infanzia abbandonata, in cui sono venuti alla luce dal tardo medioevo e in alcuni casi fino ai primi del Novecento, c'è una continuità straordinaria che stanno mostrando anche delle belle ricerche sull'età moderna che sta portando avanti la collega di Verona, Marina Garbellotti, cioè sono venuti alla luce dei veri e propri registri di adozione con le denominazioni più varie, si chiamano consegne di trovatelle di figli dell'ospedale in quello di Milano, oppure il libro dell'esito dei nostri allevati nell'ospedale degli innocenti di Firenze, o più genericamente il libro dei notamenti presso l'ospedale dell'Annunziata di Napoli. Questi libri, questi registri documentano il fenomeno amplissimo dei trasferimenti dei bambini e delle bambine dall'istituto in cui avevano trovato accoglienza e che deteneva su di loro la patria potestà, alle famiglie a cui venivano affidati, talvolta temporaneamente, con forme di, che a volte si chiamano di promissio pro exposito, talvolta in via definitiva, con formule che rinviano al lessico dell'adozione, assicurando anche la successione dei beni degli adottanti agli adottati. Talvolta con successo, anche se è abbastanza difficile dalla documentazione seguire tutto l'iter, no? E talvolta invece con esiti drammatici, caratterizzati da fughe ripetute dalle nuove famiglie, da violenze, da stupri e anche da suicidi. La lettura di questi registri consente l'immersione in quel vivere di lunghissimo medioevo di cui parlava Chiara Frugoni, lo abbiamo sentito anche questa mattina. Sembra davvero esigua la differenza fra le situazioni sinteticamente descritte nei registri ospedalieri o delle confraternite tre-quattrocentesche e le vicende, per esempio, mirabilmente narrate nella Luna di Falò, Cesare Pavese, dove il protagonista Anguilla, abbandonato sugli scalini del Duomo di Alba, viene adottato da due contadini, parte di quel mondo di, cito da Pavese, dannati che per vedere uno scudo d'argento si caricavano un bastardo dell'ospedale oltre ai figli che avevano già. Oppure nei libri struggenti di Maria Grazia Calandrone, dal più ermetico Splendi come vita al recentissimo Dove non mi hai portata, che è candidato anche proprio attualmente al premio Strega. Certo, in questo lungo medioevo non esistevano le riflessioni che hanno accompagnato negli ultimi decenni lo sviluppo di questi istituti, riflessioni in cui il baricentro si è spostato dal soggetto adottante al soggetto adottato, dagli adulti ai bambini, in cui si è sostituito il concetto di patria potestà a quello di responsabilità genitoriale. Sia l'adozione che l'affido sono diventati, insomma, un ampliamento di risorse nella crescita dei bambini e delle bambine. Tuttavia, non dobbiamo cadere nell'errore in cui sono caduti molti storici, è stato appena detto, di considerare le società del passato come anaffettive o prive del sentimento dell'infanzia. Ci sono stati letti dei passi bellissimi poco fa su questo tema. Il Medioevo non è stato affatto incapace di elaborare una percezione, una rappresentazione autonoma dell'infanzia. Non è stato privo di sentimenti nei suoi confronti.
e appunto un fecondo settore di studi rappresentato dalla storia dei sentimenti e delle emozioni lo ha chiarito senza ombra di dubbio, proponendo una configurazione dell'infanzia e non solo dell'infanzia, non più come mero dato fisiologico e quasi immutabile, ma come momento socialmente e culturalmente costruito e quindi di piena pertinenza degli storici. Quello che è apparso a lungo competere esclusivamente alla natura, quindi la gravidanza, l'allattamento, il parto, gli affetti, l'affetto materno, l'affetto paterno, l'affetto coniugale, l'affetto filiale, i ruoli dell'infanzia e della vecchiaia, i modi di vivere, la nascita e la morte, tutto questo si è gradualmente svelato come un dato culturale, variabile nel tempo, con il variare delle società in cui esso è radicato. Di fatto, questa consapevolezza ci ha invitato a leggere con occhi nuovi i documenti e le vicende che essi ci raccontano. Fra le tante storie di figli adottati o affidati che gli atti notarili in questi anni mi hanno dischiuso, ce n'è una che mi ha colpito ed è quella con cui concludo, perché si è inserita anche così nell'ambito di studi che mi compete, che è quello della storia religiosa. Si tratta, tra l'altro non ha colpito solo me, ha colpito anche Marina Gazzini, che adesso capirai perché. Si tratta della storia di un eremita vissuto a Bassano tra la fine del 400, alla fine del 400 e anche nella prima metà del 500. Questo eremita, l'eremita Antonio, nasce da una famiglia di immigrati tedeschi che si trasferirono a Bassano nella seconda metà del 400. I genitori muoiono in una delle tante recrudescenze della peste e di quell'epoca, probabilmente nel 1470-78, sono questi gli anni. I genitori muoiono e del piccolo Antonio si prende cura l'ambiente confraternale in cui il padre era inserito. Anzi, due confraternite, la confraternita dei tedeschi e la confraternita dei pellettieri, perché il padre è un pellettiere. Entrambe avevano sede nella chiesa dei frati minori di Bassano. Con la mediazione di questo ambiente di emigrati e di compagni di mestiere, Antonio viene affidato a un garzone del padre che si era messo in proprio e che lo cresce come un figlio. Antonio gliene è molto grato ed esprime questa sua gratitudine nel suo primo testamento, redatto a poco più di 20 anni dopo una grave malattia. Ma Antonio non muore in questa situazione. La guarigione dalla malattia lo induce ad abbandonare la sua vita di pellettiere per una vita da eremita girovago e anche un po', alla fine, anche predicatore, in compagnia di alcuni soci che progressivamente gli si uniscono. Non sembra tuttavia mai dimenticare l'esperienza che ha vissuto in quel contesto di, lo chiamo, mi verrebbe da chiamarlo, adozione allargata, fra le famiglie degli immigrati e dei pellettieri di Bassano. In questo contesto avviene anche il reclutamento di alcuni suoi compagni di romitaggio, in particolare gli ultimi, frate Nicolò e frate Gasparo. A quest'ultimo, prima di morire, nell'ultimo testamento redatto in volgare, Antonio affida le sue poche cose, le sue api, raccomandandogli di adiutarsi e perseverare nel culto di Dio e di far buona compagnia a frate Nicolò. Mi sembra che la storia umanissima dell'eremita Antonio, della sua gratitudine e della sua relazione mai venuta meno verso il contesto adottivo della famiglia e della confraternita di immigrati che avevano reso più sopportabile il suo destino di orfano, contribuiscano a fare del Medioevo un passato un po' più prossimo, assai più vicino di quanto si potesse immaginare al tema contemporaneissimo della genitorialità sociale. Grazie. Grazie mille a Maria Clara Rossi per questo suo bellissimo e direi proprio anche emozionante contributo. Adesso invito Francesca Roversi Monaco. Sappiamo che Chiara Frugoni ha scritto di bambini, ha scritto anche per i bambini. Non so se di questo ci parlerà Francesca Roversi Monaco.
Comunque aspettiamo con molta attesa la sua relazione, conoscendo bene come, diciamo, abbia esplorato con finezza e con acume il tema della presenza del Medioevo come elemento di costruzione delle identità collettive. Il titolo della sua relazione è Medioevo delle fiabe, Medioevo nelle fiabe. Grazie. Grazie, buonasera a tutte e tutti e grazie per l'invito a essere qui al Presidente e all'Istituto. Allora. 1000 non più 1000, Medioevo sul naso, occhiali bottoni e altre invenzioni medievali. Storia di un giorno in una città medievale. Paure medievali, epidemie, prodigi, fine del tempo. Donne medievali, sole, indomite, avventurose. Vivere nel Medioevo, donne, uomini e soprattutto bambini. Storia di Chiara e Francesco, una solitudine abitata, Chiara d'Assisi. Vita di un uomo, Francesco d'Assisi. Una lontana città, sentimenti e immagini nel Medioevo. Francesco, storia di un santo. Uomini e animali nel Medioevo. Storie fantastiche. Se anche Chiara Fugoni non si fosse mai cimentata nello scrivere le fiabe profonde e delicate che ha scritto, forse non ci accorgeremmo di una simile assenza nella sua produzione. Presi comunque dall'incanto, suscitato dai titoli, per quanto negoziati, di alcuni dei suoi libri, evocativi di un Medioevo fondato sulle fonti, anche se non sempre citate, eppure appunto incantato e fiabesco, come se nelle sue pagine l'idea di Medioevo fra storia e senso comune, croce edilizia di molti studiosi medievisti, avesse trovato infine un auro equilibrio fra i due elementi che la compongono, la storia appunto e il senso comune. La percezione del Medioevo, il Medioevo sognato e immaginato, rientrano appieno nel magistero di Chiara Fugoni, pluridisciplinare e aperto, senza pregiudizi e preclusioni, a ogni suggestione culturale, alla sperimentazione dei generi storiografici e letterari, all'indagine meditata e innovativa delle fonti, in primis naturalmente le iconografiche. E la scrittura di fiabe, accanto a temi di ricerca così connotati da una sensibilità profonda per la dimensione sentimentale ed emozionale della società medievale, per il paesaggio visivo, per ciò che si piglia con gli occhi per avere mente, e ringrazio Laura Pasquini per la bellezza di questa citazione, dicevo, tutto questo pare in tal senso rivelatore. La penna luminosa di Chiara Fugoni si è concentrata su un fiabesco che della fiaba assume in primis l'aspetto di palestra esperienziale, di exemplum e di confronto con i grandi temi dell'esistenza filtrati dal rapporto con la contemporaneità. Francesco ne è il principale protagonista. Nella fiaba che riprende celeberrimo episodio di Francesco il lupo sente l'odore dell'uomo buono, è questo l'elemento che Chiara Fugoni sottolinea, e Francesco sa che il lupo non è cattivo, ma è carnivoro e al tempo stesso vecchio, quindi non può fare a meno di compiere le azioni per le quali viene accusato, mentre nella fiaba che riprende il presepe di Greccio, nella notte Francesco ha un sogno in cui compare un drago e poi la notte è animata da alcuni prodigi filtrati sempre attraverso una sensibilità attentissima alla dimensione infantile. D'altra parte, il legame fiaba e Medioevo è troppo rilevante per non suggerire una sorta di conseguenzialità tra la ricerca scientifica, la pratica accademica e la scrittura narrativa, in questo caso di fiabe. Come nel caso di John Roland Tolkien, che scrisse romanzi fantastici proprio perché era un filologo e un linguista bizzarro, si potrebbe affermare che Chiara Fugoni ha scritto anche delle fiabe proprio perché era una storica, e una storica del Medioevo, che è anche il tempo della fiaba e si riflette sulla scrittura fiabesca, anche quando la fiaba narra di una giovane libellula coraggiosa che affronta la crescita e il cambiamento, anche se non volteggia per forza su di un prato medievale. Che nelle fiabe si intuiscano per la prima volta la potenza delle parole e la meraviglia delle cose, di cose come pietra e legno e ferro, albero ed erba, casa e porta, pane e vino, per citare il saggio sulla fiaba di Tolkien, è innegabile. Che le fiabe raffigurino i mutamenti individuali dall'età infantile alla giovanile adulta, attraverso la messa in scena di riti di passaggio, e che abbiano una funzione formativa rispetto agli schemi comportamentali e sociali prevalenti in un determinato contesto storico, è ugualmente innegabile.
che il Medioevo nella nostra cultura, nella cultura occidentale, sia luogo di elezione del paese delle fiabe, è ancora una volta ugualmente innegabile. Parlare di fiabe è un'impresa azzardata. Il paese delle fate è una terra pericolosa, vi sono trabocchetti per gli incauti e prigioni per i temerari, come afferma ancora Tolkien nello stesso saggio. Tuttavia, in questa sede, rispondendo alle molteplici suggestioni ispirate dalla vivacità e ricchezza culturale e intellettuale di Chiara Frugoni, propongo qui una breve e interdisciplinare riflessione non tanto in realtà sulle fiabe, ma neppure sulle fiabe di Chiara Frugoni, piuttosto sulle motivazioni per le quali il Medioevo continua a essere nel tempo, considerando che le fiabe e i loro significati mutano e vengono riscritti, sia significati sia le fiabe, in base ai mutamenti della società che continua a raccontarle. E a questo punto perdonerete la banalità della citazione, che è naturalmente una captatio benevolentiae: se lo storico è come l'orco della fiaba, là dove fiuta l'odore di carne umana la sa che è la sua preda, ragionare di fiabe e medioevo davanti a orchestre a orche di tale spessore e di tale natura mi rende più tranquilla e spero meno azzardata, sicuramente meno coraggiosa, forse un po' eterodossa. E a questo aggiungo qui la captatio benevolentiae, ma anche un'excusatio non petita, perché ragionare di fiabe di medioevo significa ragionare appunto sul sogno del medioevo. Sul Medioevo c'è del medievalismo, sul Medioevo dopo il Medioevo, sul Medioevo nelle sue risonanze attuali e quindi sugli usi post-medievali del Medioevo, cui l'istituto che ci ospita, grazie alla lungimiranza del nostro presidente, questo peraltro è vero, non è negabile, non è una captatio, e negli ultimi anni ha dato sempre maggiore spazio, riconoscendone sia l'importanza culturale sia lo spessore anche storiografico. Infatti, il medievalismo è espressione dei diversi modi di pensare il Medioevo che l'Occidente continua a produrre dal momento in cui il Medioevo è stato inventato e dunque della vitalità del Medioevo stesso nel mutare inesauribile dei suoi significati e delle sue riscritture che veicolano contenuti e valori sempre rinnovati. Attraverso il medievalismo, cioè, il Medioevo opera sul presente generando nuove narrazioni funzionali al presente stesso, anche attraverso le fiabe. E a questo punto concludo con le mie figure retoriche in cui cerco di convincervi. Come è noto, nel connotare il tempo medievale come fiabesco, la mediazione del movimento romantico è stata fondamentale, in primis attraverso la raccolta ed edizione dei racconti popolari germanici realizzata dai fratelli Grimm e collegata ai processi di costruzione identitaria nazionale che hanno caratterizzato il secolo XIX. Nell'Europa ottocentesca, la creazione della memoria legata ai movimenti nazionali si legò strettamente appunto al Medioevo, come tempo nel quale lo spirito del popolo, inteso come forza creatrice di una comunità-nazione, aveva trovato la sua prima espressione, derivante dall'incontro-scontro dei popoli germanici con la romanità. Allo stesso tempo, la tradizione popolare fu indagata a fini identitari con l'ausilio degli strumenti filologici e dell'operato di studiosi che si proponevano di fondare scientificamente la ricerca delle radici nazionali attraverso l'analisi dei testi storiografici, letterari e poetici identificati appunto come nazionali, buona parte dei quali risalivano all'epoca medievale, contribuendo a costruire una storia fondante e una memoria culturale divenute la base non solo in realtà del nazionalismo ottocentesco, ma anche del modo con il quale la modernità, eppure la famosa postmodernità, continuano a immaginare le proprie origini, a prescindere dal fatto che le immaginino nel desiderio di ribadirle oppure di negarle. Jacob Grimm, al di là della raccolta di fiabe per cui è universalmente famoso, fu in primo luogo un filologo e come tale fu fra i protagonisti più importanti della fondazione identitaria a cui ho prima brevissimamente accennato, con opere quali la Deutsche Grammatik, nel quale la grammatica si fa strumento di conoscenza organica del passato della nazione, la mitologia tedesca e il grande vocabolario Grimm, cominciato nel 1852 e terminato ovviamente da una serie di equipe successive nel 1961. Assieme al fratello Wilhelm, egli si dedicò alla raccolta ed edizione dei racconti popolari della tradizione germanica a partire dal 1812. I fratelli Grimm ritenevano che i racconti popolari e le fiabe incarnassero la quintessenza, delle esperienze e dei comportamenti delle comunità che li tramandavano. Nel raccogliere e pubblicare queste tradizioni,
Essi recuperavano un patrimonio culturale che rappresentava una sorta di abbecedario, di etica, valori e costumi destinati ai lettori, i quali sarebbero cresciuti leggendo, raccontando e a loro volta trasmettendo nel presente quel patrimonio di valori del passato che grazie a quella catena di trasmissione, per quanto fiabesca, diventavano in qualche modo eterni. I gremi restituivano cioè al popolo i doni ricevuti dal popolo stesso, salvaguardandone la cultura e contribuendo a costruire la nazione attraverso le parole e le storie che legavano i diversi popoli germanici e che, narrate e rinarrate, erano rimaste vive e agenti nella memoria collettiva. Le trame delle fiabe germogliate, raccolte e coltivate in terra tedesca, peraltro, erano in realtà diffuse in tutta Europa, in realtà non solo, ciò di cui gli stessi Grimm si resero ben presto conto. Gli schemi narrativi, infatti, ricorrono analoghi nelle diverse culture e nella diacronia, perché raffigurano temi e problemi universali, come la perdita dei genitori, l'abbandono dei bambini, la ricerca dell'immortalità, la rivalità tra fratelli, l'incesto, la violenza. E le storie servono anche a condividere le esperienze, suggerendo strategie comuni ed efficaci di adattamento alle difficoltà dell'esistenza e ai pericoli del mondo. Nessuna fiaba, cioè, viene mai raccontata per la prima volta, ma ogni fiaba ha il potenziale per essere conservata e trasmessa ai fini di orientare e agevolare il percorso dell'umanità. Ciò che accadde per la prima volta, però, nel corso del secolo XIX, fu che il tempo di quella tradizione, di quell'esperienza, di quei saperi collettivi universali, di quelle fiabe, narrate e rinarrate, divenne appunto il Medioevo. Infatti, l'opera dei Grimm si diffuse in tempi assai precoci in tutta Europa, stimolando iniziative analoghe in Francia, in Olanda, in Germania, anche in Italia. In Inghilterra, la traduzione, o piuttosto la riscrittura in salsa infantile della grande edizione delle fiabe dei Grimm, opera di Edgar Taylor, che nel 1823 pubblicò le German Popular Stories, ebbe un successo straordinario e contribuì in modo sostanziale alla creazione del Medioevo delle fiabe, dell'iconografia, scusate, del Medioevo delle fiabe, anche grazie alle illustrazioni di George Cruikshank, che era un noto illustratore caricaturista. In una temperie culturale profondamente marcata dal Gothic Revival e da un paesaggio risemantizzato in senso medievale, la svolta anagrafica, chiamiamola così, aprì la strada alla diffusione nell'immaginario infantile, dunque gioco forza in prospettiva nell'immaginario collettivo, di un tempo medievale riconoscibile e condiviso a livello globale come scenario perfetto di ogni vicenda di formazione, cioè di ogni fiaba. Peraltro, solo dopo l'edizione di Taylor, i Grimm concepirono la piccola edizione delle loro fiabe, illustrata dal fratello Ludwig, destinata ai fanciulli e contenente una selezione mirata di 50 racconti rimodellati appunto in funzione del pubblico solo infantile. Divenuta il classico per eccellenza della letteratura per l'infanzia in tutto il mondo, essa sancì la definitiva consacrazione del Medioevo delle fiabe. La costruzione politico-identitaria ottocentesca dunque identificò il Medioevo non solo come lo spazio-tempo elettivo delle radici nazionali, ma anche come il tempo della fiaba. E anche nella società contemporanea, malgrado i profondi mutamenti dell'ultimo secolo, la crisi della modernità, la liquidità postmoderna, l'affermarsi da un lato di rinnovate ideologie etno-nazionalistiche di chiusura e dall'altro invece di aperture globali e multi e interculturali, il Medioevo è rimasto tale. È rimasto cioè il luogo della fantasia, dell'incanto e della meraviglia. A tale proposito, senza naturalmente ignorare l'influenza del cosiddetto Medioevo americano e la mediazione delle riscritture disneyane delle fiabe di Grimm, nel ribadire e rafforzare questo tratto distintivo del passato medievale, pare forse ancora più essenziale il ruolo di Tolkien, non solo come scrittore, ma appunto come filologo e docente universitario. Non è necessario soffermarsi sull'importanza e sull'impatto del Signore degli Anelli e dell'opera tolkieniana nella cultura contemporanea. Tuttavia, questa parte fantastica, quindi la trilogia e le premesse delle vicende dei popoli della Terra di Mezzo, rappresentano gli esiti, il punto di arrivo di un'azione culturale di amplissimo raggio, che grazie a intrecci e sovrapposizioni tra il presente e il passato premoderno, ha corroborato e rinnovato il fiabesco medievale, trasformandolo in uno dei fenomeni culturali di punta dell'attuale società. A tale proposito è interessante ricordare che Tolkien e l'amico Clive Lewis, professore
di lingua e letteratura inglese a Oxford e autore delle Cronache di Narnia, nel 1931 progettarono il piano di studi dell'English Curriculum di Oxford, destinato agli studenti più giovani, le cui linee guida sono rimaste operative fino al 1970. Essi costruirono un syllabus che includeva opere quali Beowulf, Sir Gawain e il Cavaliere Verde, Le Morti d'Arthur, proponendo dunque un modello culturale fondato nel passato mitico e mitizzato nel quale l'Ottocento aveva individuato lo spirito primigenio e le radici delle popolazioni europee. A tale orientamento culturale politico, se consideriamo la natura didattico-formativa del syllabus e della docenza universitaria, che mirava a trasmettere ai giovani una dimensione ideale perduta a causa del disincanto della modernità, essi affiancarono la loro narrativa, creando un corpus testuale, un mito del fantasy, che, assieme alle fiabe tradizionali, cioè alle fiabe dei fratelli Grimm, continua a modellare l'immaginario e i paesaggi mentali di generazioni di lettori in tutto il mondo. La doppia azione condotta da Tolkien e Lewis, sia nell'ambito della formazione scolastica universitaria, sia in ambito letterario, ha portato ad attribuire al Medioevo e all'infanzia un sostanziale valore simbolico, poiché il Medioevo come tempo della storia e l'infanzia come tempo dell'esistenza sono divenuti nella poetica di quella che è stata definita la scuola di Oxford gli antidoti perfetti alla modernità e al disincanto e quindi gli strumenti perfetti per reincantare il mondo attraverso le giovani generazioni. Peraltro, forse ancora più delle fiabe di Grimm, forse a causa di una ricezione che è davvero transgenerazionale, questa narrativa di Oxford, senza avere mai rivendicato per se stessa alcuna storicità, ha contribuito alla diffusione capillare di una precisa estetica medievale percepita come reale storica al di là dell'evidente irrealtà e astoricità dei suoi contenuti. Infatti, il suo successo popolare ha plasmato indelebilmente le aspettative del pubblico rispetto all'immagine del Medioevo, così che i campi, i fiumi, lettori, le locande del fantasy, ispirate spesso ai paesaggi di Oxford, ci sembrano perfettamente medievali, esattamente quanto l'idea che la magia appartenga, soprattutto se non forse solo al Medioevo. La natura del Medioevo come tempo della fiaba si può dunque inserire all'interno di un ampio processo culturale dispiegatosi soprattutto negli ultimi due secoli intorno a due principali fenomeni. Da un lato la costruzione identitaria e memoriale ottocentesca, caratterizzata dal recupero di una tradizione popolare ritenuta autentica e radicata nel Medioevo attraverso le riscritture dei fratelli Grimm e dei loro epigoni. Dall'altro l'invenzione di un mondo remoto e ideale ispirato alla letteratura medievale attraverso il quale Tolkien e Lewis, collocando la loro invenzione nel Medioevo atemporale del medievalismo, reincantavano il mondo, opponendosi al disincanto della tecnologia e a un mito del progresso, rivelatosi ben presto più ingannevole di qualsiasi mondo incantato. Tolkien aveva fatto la Prima Guerra Mondiale. I testi per bambini, mi avvio a concludere, fanno appello ad aspetti del passato per dare un senso al presente e immaginare il futuro, non per produrre versioni autentiche di tempi e di culture passate. Il Medioevo del medievalismo rappresenta da almeno due secoli uno dei canali più praticati per dare senso al presente e immaginare il futuro, poiché connette passato e presente attraverso una testualità profondamente politica come quella rivolta alle giovani generazioni. Il medievalismo fiabesco svolge dunque un ruolo essenziale nella società, poiché trasmette gli schemi identitari prevalenti nel contesto che lo produce, lo stimola e lo stimola attraverso i paesaggi medievali dell'incanto, che permettono di sperimentare e imparare da un passato che è sentito come forte nella società, senza dimenticare che non si disprezzano i boschi veri perché si è letto o udito narrare di boschi incantati o perché ci si è immersi nelle immagini di quei boschi cercando di leggerne, come Chiara Sfrugoni, i significati più profondi. La lettura e le storie e le immagini rendono tutti i boschi un po' incantati. Vi ringrazio. Grazie mille per questa bella, bella relazione a Francesca Roversi Monaco, che no, mi sono dimenticata di dirlo, ma lo sappiamo tutti, insegna storia medievale all'Università di Bologna. Adesso abbiamo, penso, tempo per un quarto d'ora di riposo, dove avremo modo, grazie all'Istituto, di anche rifocillarci. Quindi vi invito tutti a dire. Ci rivediamo tra un quarto d'ora puntuale.
nell'acqua. No, perché non potevo neanche sbatterla forte come normalmente della Spagna, cioè capito, islamica. Poi a me mi ricordo sempre, non mi ricordo che era un volume di Leonardo Benevo, cioè, c'è la mappa delle città in Europa e poi la possiede, cioè, per l'Italia e Francia mettiamo sulla mappa quelle fino a, non so, 10.000 abitanti, e la gente ha preso 4.000 basta se non abbiamo niente. Vado a prendere un caffè poi. Trovano lo soggetto.
casa, mi guardo lì e mi faccio la foto con la donna di cui hanno preso. Grazie. Ci andiamo a prendere qualcosa. Perché se ne va lei. Che volete? Qua ci sento. Però mi cambio di che cosa.
Ce l'ha giù? Ce n'è già un altro? Cosa c'è? Non so se... Thank you.
Buonasera, sono Ferruzzi. Dunque, io sono ad un convegno, quindi non posso venire. Non so se lei voleva fare, diciamo, vedersi con un editore di lavori di per scherzo a sentire. È tutto, io sono vice insegnante per loro, però volevo dirvi che ho parlato con un operaio che aveva fatto il Gino Campione, se vuoi vedete qui vicino alla porta molto grande. E dopo che mi ha spiegato le cose ha fatto anche gli altri campioni di colore bellico più caro, uno mi sono più adatti a sostituire le velature, no? Quindi se venire troverete questa soluzione che si può fare questa sostituzione almeno mediante, non mancatiamo sopra in modo che non si vedano, diciamo così, evidentemente. Sì, perché comunque per un anno di consenso non possiamo uscire di casa, perché se per il relativo che ha preso davanti alla faccia, ma quando stanno a secondo piano va bene, ti risentiamo allora, arrivederci. Thank you.
Ma c'è molta parte della regia, fuori non tossisco, ho detto poi basta l'alimento, la polvere, guarda talmente tanti bottiglie che camera da letto sono tossisco di questo fatto, i piedi, allora a questo punto ho detto, era pure fase, un po' peggio, non è stato a fare due campi di stagione, ormai mi sono. Sai, la battuta nostra, sai, c'è la professoressa oggi, no, non si può tossire, questa è la battuta da noi. Ha fatto la spirometria del dottore. No, non l'ho fatta, quando pesco, sono andati a appunto, cioè io che thank you.
ritrovati, riprendiamo i nostri lavori con contributi che riguardano temi più propriamente iconografici, iconologici, e siamo lieti di ascoltare la relazione di Matteo Ferrari, che lavora all'École pratique des hautes études di Parigi, e ricordavamo insieme che io ho avuto il grande piacere di, non so come dire, collaborare con lui, perché diciamo un mio piccolo saggio è stato ospitato in un suo lavoro di araldica, diciamo, l'arme segreta. È un grande esperto di questo ambito di studi e ci parlerà su significato e contesto, l'iconografia politica comunale negli scritti di Chiara Frugoni. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutte e a tutti, e lasciatemi ringraziare innanzitutto brevemente, ma in maniera molto sentita, l'Istituto per l'organizzazione di questa giornata e anche per l'invito che mi è stato rivolto di riflettere sulla una parte, piccola parte, della produzione scientifica di Chiara Frugoni, di studi che, anche se da storico dell'arte di formazione, sono state fondamentali tanto per i miei studi prima quanto poi per la mia attività di ricerca più recentemente. Diciamo che nella vasta produzione scientifica di Chiara Frugoni lo studio dell'iconografia politica comunale non occupa, dal punto di vista meramente quantitativo, un posto di primo piano. Poco numerosi sono gli scritti da lei direttamente consacrati all'esame di quelle raffigurazioni commissionate dalle autorità di governo ai fini della comunicazione di messaggi istituzionali, più o meno orientati, esposte in spazi pubblici, quando non più specificatamente nei luoghi preposti all'esercizio delle funzioni di governo, e rivolte a un pubblico solitamente collimante, almeno, con l'intera cittadinanza. Eppure, i pochi, miratissimi interventi della Frugoni in questo campo, hanno rappresentato una svolta nelle ricerche tanto sull'iconografia politica comunale in senso lato, quanto nella conoscenza dell'opera che rappresenta la realizzazione più compiuta e spettacolare di questo filone artistico, cioè le allegorie, che noi chiamiamo del buono e del cattivo governo, dipinte da Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena nel 1338-39. Chiara Frugoni si è accostata a questi ormai famosissimi dipinti nella fase, direi, ancora iniziale della sua carriera, nel 1979-80, in un articolo pubblicato in due tempi nella sezione Saggi di Quaderni Medievali, una rivista nata poco prima, la fondazione del 1976, con lo scopo di alimentare il dibattito epistemologico e metodologico sulla ricerca storica, integrando in particolare la riflessione sulla concezione globale della storia promossa dalla Scuola delle Annali. La scelta della rivista corrispondeva perfettamente al contenuto e al taglio di un articolo fondativo del metodo di indagine sul far politica con le immagini, nonché, al pari di altri scritti della studiosa, dell'uso delle testimonianze iconografiche come fonte per la conoscenza della società medievale, anche nei suoi aspetti materiali, ne abbiamo già parlato tanto nelle relazioni della mattina quanto in questo pomeriggio. L'articolo era nato da un seminario svolto all'Università di Pisa, dove la Frugoni teneva il corso di esegesi delle fonti della storia medievale, e costituì un primo momento di riflessione sulle pitture senesi per la studiosa poi tornata sull'argomento negli anni seguenti. Prima, nel 1980, già quindi negli stessi anni, in un breve contributo apparso sul Journal of Barbour e Curtaud Institute, allo scopo di offrire una sintesi, chiaramente rivolta a un pubblico più internazionale, delle sue principali scoperte. Quindi, nel 1983, nell'ultimo e di gran lunga più esteso capitolo, intitolato Immagini troppo belle e la realtà perfetta, del noto e già citato volume Una lontana città, sentimenti e immagini nel Medioevo, uscito per Einaudi nel 1983, e dedicato all'analisi delle rappresentazioni mentali della realtà urbana. Infine, molto più recentemente, nella monografia Paradiso vista inferno, uscita per il Mulino nel 2019. Ma se occuparsi oggi delle allegorie senesi non ha nulla di straordinario, essendo le pitture della Sala dei Nove ormai al centro di una copiosa letteratura scientifica, alla fine degli anni 70 non era per nulla scontato studiare i dipinti di Lorenzetti in Palazzo Pubblico, soprattutto in Italia. Non ancora valutate come fonte per la storia, le allegorie non godevano al tempo neppure dei favori degli storici dell'arte,
che avevano anzi espresso giudizi non sempre lusinghieri nei loro confronti. Qui vedete le parole di Bernard Berenson, uno dei grandi padri della storia dell'arte, che qualificò le pitture del Lorenzetti come, cito, poco più che sciarade dipinte, utili per le informazioni fornite, cito, sugli usi della vita di Siena del 300, capace di suscitare, sono sempre parole di Berenson, un certo piacere per la curiosità e anche l'abilità dell'esecuzione, ma non di elevare l'animo verso più nobili pensieri. Altri si erano certo interessati alle allegorie indagando l'evoluzione artistica di Ambrogio Lorenzetti e dell'arte del suo tempo. Ma al di là di qualche contributo di eruditi e storici locali, ricorderò il saggio di Odoardo Giglioli apparso su Emporium già nel 1904 che offriva una prima lettura d'insieme della pittura, la letteratura direttamente consacrata alle allegorie senesi restava esigua, sostanzialmente ridotta a due articoli di peso, entrambi apparsi proprio sul Journal del Warburg in Kurland Institut, e Chiara Frugoni chiaramente menziona puntualmente e discute nel suo articolo del 79-80. Di questi due articoli, soprattutto quello che resta importante è quello di Nicolai Rubinstein, uscito nel 1958, che seppur limitato all'analisi del versante positivo della figurazione, risultò fondamentale per l'identificazione del sostrato aristotelico-tomista su cui si fondavano le allegorie e per riconoscimento dell'identità del vegliardo in trono, qui vedete l'immagine, come figura del comune bene comune, personificazione dello stato senese. Forse per il convergere di una serie fortunata di eventi, l'articolo di Chiara Frugoni uscì in un momento che appare oggi di svolta nello sviluppo degli studi sull'iconografia politica in Italia. In occasione del primo congresso nazionale di storia dell'arte, tenutosi a Roma nel 1978, Enrico Castelnuovo, intervenendo sul tema del contributo sociologico della storia dell'arte, che darà poi esito a un articolo piuttosto noto apparso nel 1980, Enrico Castelnuovo sottolineava come gli storici dell'arte, selezionando il proprio oggetto di studio in base a un principio di qualità, avessero fino ad allora tralasciato un tema di ricerca come quello dell'antica pittura politica, lasciandolo per lo più agli storici. Le parole di Castelnuovo trovarono immediata conferma proprio nella pubblicazione concomitante dell'articolo della Frugoni e della monografia di Gerardo Ortale sulle pitture di infamia, altro genere di spicco dell'iconografia politica comunale, fino ad allora pressoché dimenticato. Il libro di Ortale segue di pochissimi mesi la pubblicazione della prima parte dell'articolo di Chiara Frugoni, e infatti Chiara Frugoni ne è a conoscenza della prossima uscita di questo libro e si rammarica di non averlo potuto consultare, di non averlo potuto leggere. Gli studi in tale ambito conobbero un improvviso sviluppo un paio di anni più tardi, grazie al vivace dipinto sorto sul Vidoricio da Fogliano, dipinto da Simone Martini nel 1330 nella sala del Mappamondo. La polemica innescata da un intervento di Gordon Moran, storico dell'arte americano, che nel 1977 aveva messo in dubbio l'autenticità del dipinto, portò a una campagna di studi, indagini geniostiche e restauri, di cui diedero conto Max Seidel e Luciano Bellosi in un dittico apparso su Prospettiva nel gennaio del 1982. La stessa Frugoni raccontò poi la vicenda, assieme a Odile Redon, dalle pagine di Medievale nel 1985, prendendo cautamente e curiosamente posizione a favore di quanti avevano messo in dubbio l'identificazione e l'attribuzione tradizionale della pittura. Ma torniamo all'articolo del 1979-80. Con il quale la Frugoni offriva per la prima volta un'analisi completa e dettagliata delle allegorie, grazie a un'indagine fondata, come proprio del suo metodo di lavoro, sull'analisi incrociata dei dati ricavati dalle immagini, dai testi e dalla ricostruzione del quadro storico, sociale e culturale. Fu così la prima a comprendere che le pitture dispiegate sulle tre pareti della Sala dei Nove erano parte di un congegno figurativo unitario, la cui decifrazione era resa possibile in origine come i nostri giorni, innanzitutto dall'imponente apparato epigrafico, prevalentemente in volgare, che le accompagna. Sulla scorta di questa guida e di puntuali riscontri iconografici e testuali, la studiosa dimostrò come le allegorie fossero strutturate sull'accostamento di due momenti complementari ma distinti, sulla base di un procedimento di giustapposizione degli opposti piuttosto diffuso nell'arte politica comunale. Da un lato troviamo il governo repubblicano, della Siena dei Nove, nel quale i cittadini animati dai valori della giustizia e della concordia collaborano al bene comune. Dall'altro, la tirannide, dove la giustizia è calpestata e vige la sopraffazione del più forte sul più debole. Non
Non casualmente il punto di attacco del programma, rileva la Frugoni, è il versetto sapienziale di Ligite Iustitia, che incorona la giustizia sormontata dalla sapienza. Cito, esempio di memoria incipitaria, di cui si serve spesso l'arte della memoria medievale, nonché, aggiunge sempre Chiara Frugoni, trade union con l'altro grande manifesto politico presente in Palazzo Pubblico, cioè la maestà di Simone Martini, dove il versetto sapienziale ricompare. La Frugoni chiarì tuttavia come, in modo originale rispetto al precedente giottesco del comune pelato, del comune restituito in signoria, stati realizzati da Giotto probabilmente all'inizio degli anni 30 dal Bargello di Firenze, Lorenzetti e i suoi committenti avessero costruito un'argomentazione figurata, centrata non sull'esposizione dei momenti opposti dello stesso sistema di governo e neppure di due sistemi costituzionali diversi, il comune democratico e la signoria monarchica, o ancora di due diverse realtà territoriali, Siena da una parte e Grosseto o Pisa, come si è recentemente affermato. Ma piuttosto si mettono in scena due modi diversi di governare, accompagnati dai corollari rispettivi, quelli che chiamiamo abitualmente effetti. Il comune, caratterizzato da uno spazio politico ampio e condiviso, e la tirannide, vista come una degenerazione dell'ordinamento comunale. In sostanza, chiarirà la stessa Frugoni nel volume del 2019, ci troveremo di fronte all'opposizione tra una situazione politica civile, secondo natura, presentata quindi come paradisiaca, e una situazione impolitica e incivile, cioè contro natura, presentata come infernale. Così riordinate, le pitture si rivelano essere, spiega sempre la Frugoni, un manifesto di propaganda dei nove, concepito per mostrare ai propri concittadini il destino che sarebbe toccato alla città nel caso in cui l'ordine politico fosse stato sovvertito. A questa conclusione, Chiara Frugoni giunse attraverso un'analisi meticolosa delle pitture, decifrate in tutti i loro infiniti dettagli, anche quelli in apparenza più insignificanti, che possono facilmente passare come elementi di contorno o addirittura come amusement dell'artista. Si era infatti resa conto che la comunicazione politica delle autorità di governo comunali, attraverso le immagini, si fondasse su motivi e temi figurativi appartenenti a tradizioni iconografiche già strutturate, oppure passasse attraverso oggetti, spazi e rituali desunti dalla realtà quotidiana, poi riconfigurati dal contesto di impiego e dal ricorso a complementi verbali appositamente ideati. Riconoscendo schemi e figure già radicati nel proprio bagaglio visivo, il pubblico poteva più facilmente giungere a una corretta comprensione di figurazioni nuove, complesse e pienamente politiche. Proprio il bisogno di creare, cito la Frugoni, un linguaggio estremamente chiaro perché tutto fosse ben compreso dal pubblico, portò Lorenzetti a vestire le sue allegorie di un manto di concretezza, subito ravvisabile nei numerosi riferimenti alla città di Siena, ai suoi spazi, ai suoi monumenti, alle sue attività, capaci cioè di trasformare la visione urbana di una città ideale nella veduta di uno spazio esistente, concreto, a tutti familiare. Proprio il bisogno di agevolare la comprensione di questa argomentazione politica in figure spiega innanzitutto gli evidenti richiami all'arte sacra, fonte primaria di ispirazione per l'iconografia politica, come Chiara Frugoni giustamente riconosce. L'impianto delle allegorie è chiaramente modellato su quello di una scena di giudizio finale, il paradiso del buon governo da una parte, opposto all'inferno della tirannide. Grande rilievo attribuito a figure teologiche, di vizi, di virtù, la Vergine. Demoniaci sono i tratti di alcuni personaggi, come tirannide. I cittadini sono divisi tra eletti, coloro che partecipano al governo, e reietti, i nemici consegnati al comune, sorvegliati da uomini in armi. E ancora santa e definita la giustizia. Grazie a questa intuizione, nell'analisi della Frugoni, ogni elemento delle allegorie trova un confronto e una spiegazione. Nella figura della pace, la cui espressione apparentemente malinconica talvolta tratto in inganno, venendo interpretata come un segno dell'inquietudine dei nove per il futuro proprio e della propria città, coglie un possibile riferimento alla Securitas, raffigurata sui coni romani, qui ripresa, secondo appunto la Frugoni, per alludere all'assenza di preoccupazioni che caratterizza la città ben governata. Nella sega impugnata da Divisio, vestita dai colori di Siena ma diversamente disposti, rileva l'opposizione alla pialla della Concordia come segno di una società lacerata, preda di abusi e di violenze.
nelle due corde di diverso colore riunite da concordia, vede l'espressione dell'accordo armonico tra le componenti sociali, fondato sulla falsa etimologia del termine concordia creata da Quintiliano, concorda anziché concorso. Del vegliardo che incarna il comune bene comune, sottolinea i tratti regali, il mantello allacciato sulla spalla come una clamide, le bordure lavorate delle vesti, le scarpe di cuoio e le calze purpuree, riconoscibili nell'immagine derivata dipinta da Ambrogio stesso sulla gabella del 1348, la parte del dipinto invece andata persa. O ancora il serpe vegetale di ulivo di alloro che cinge le tende del personaggio e il corteo di virtù che l'attorna. Nell'identificare richiami e somiglianze, Chiara Frugoni non cedette però alla tentazione di istituire parentele dirette tra opere tra loro distanti per cronologia e contesti. Sottolineando come nel confronto si debba, parole sue, sempre distinguere da un punto di vista iconografico l'assunzione dello schema da quello del significato, evidenziò piuttosto l'appartenenza di pitture e sculture a filoni condivisi, ovvero a quelle tradizioni di immagini su cui, di lì a poco, Maria Monica Donato avrebbe costruito il modello interpretativo dell'arte civica. Più che al riconoscimento dell'archetipo, la storica era interessata all'individuazione dei, cito, precedenti da un punto di vista concettuale, di quelle parentele che illuminano il significato dell'opera, convinta che, lo ribadì più tardi, recensendo un fortunato libro sulle allegorie, la forza politica di queste immagini fosse innanzitutto determinata dal loro inserimento in tradizioni iconografiche riconoscibili. È in questo senso che vanno colti i riferimenti che la Frugoni rivelò per prima alla giustizia e ingiustizia delle scordini di Giotto, al perduto dittico del comune pelato, comune in signoria, realizzato dallo stesso maestro toscano al Bargello, e quindi ai componimenti di Antonio Pucci che probabilmente lo illustravano, che vedete qui riportati nella diapositiva, o ancora ai rilievi della tomba di Guido Tarlati ad Arezzo. Come già detto, l'analisi della Frugoni non si fondava però soltanto sui confronti iconografici, ma dava ampio spazio anche alle fonti scritte, in primo luogo letterarie. Precorrendo anche in questi tempi, la studiosa non cercava però una rispondenza diretta tra testi e immagini. Essendo consapevole dell'appartenenza di queste ultime a una tradizione autonoma, sottolineava infatti come i testi non spiegassero le immagini e come queste ultime non fossero mai la traduzione in figure dei primi. La ricorrenza di temi, quali la giustizia, il bene comune, la pace, la concordia, la tirannide, era da lei interpretata dunque non nei termini di una dipendenza delle immagini dei testi, ma come il segno del convergere della riflessione politica attorno a problematiche condivise, che trovavano nella parola scritta e nell'iconografia monumentale due canali di espressione dotati di pari dignità. Incrociando questi differenti piani d'analisi, Chiara Frugoni giunse alla comprensione della funzione di queste pitture come, parole sue, manifesto di propaganda del regime dei Nove, di rassicurazione dei suoi benefici effetti, di monito a quanti volevano sostituirlo, come spiegò più dettagliatamente nella monografia del 2019, che consacra maggiore spazio al contesto politico, sociale ed economico che vide nascere le allegorie. Paradiso vista inferno non si presenta infatti come una semplice ripresa degli articoli pubblicati esattamente 40 anni prima, ma come un'opera scritta, ce lo dice lei stessa attraverso la citazione di Jean-Pierre Vernon, con cui si chiude il libro e che vedete qui riprodotta, c'è un'opera scaturita dal bisogno di sottoporre l'opera a nuove domande, rispondente agli interessi della storiografia contemporanea, nonché, lo capiamo leggendo tra le righe e nelle note del testo, dalla volontà di mettere ordine alla più recente letteratura sull'argomento. Nuova è non soltanto l'attenzione agli aspetti materiali dei dipinti, essenziale per comprendere l'origine talvolta incompresa dei non pochi rimaneggiamenti che questi hanno subito nel tempo e anche alterazione, ma anche la narrazione del quadro storico della Siena degli anni 30, che conferisce all'opera del Lorenzetti la natura di manifesto quasi crepuscolare di un governo e di una società minati dalle divisioni interne e dalla crisi economica e alimentare, della quale il governo dei Nove era ritenuto responsabile da una parte della società senese per le misure adottate a difesa di usurai, banchieri e magnati a discapito del popolo minuto, nonché per la politica edilizia priva di misura. Le allegorie sono dunque un manifesto politico, vero strumento di propaganda, elaborato dai Nove, o meglio per i Nove, per ribattere le accuse che gravavano sul loro operato,
e presentare il proprio governo come equo, inclusivo, interessato al bene di tutti e alla bellezza della città e del suo territorio, unico baluardo contro le degenerazioni prodotte dal prevalere dell'interesse individuale. Ma le pitture del Lorenzetti, per concludere, restano anche, utilizzando sempre le parole di Chiara Frugoni, un capolavoro del far politica con le immagini, capace di parlare ancora ai contemporanei, sia in quanto documento rivelatore dei meccanismi attraverso i quali il potere si mette in scena, sia in quanto straordinario racconto di vita medievale, che le pagine di Chiara Frugoni ci aiutano ancora oggi a decifrare in un intreccio affascinante di testi, anche figurativi, e di contesti. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille a Matteo Ferrari per questa analisi illuminante che ci restituisce una tappa importante del percorso della storica Chiara Frugoni. E quindi do ora la parola a Laura Pasquini, insegna storia dell'arte all'Università di Bologna e ci parlerà. Chiara Frugoni e l'immagine svelata. Grazie a tutti, buonasera. Felice di vedere il nostro presidente qua. Ho conosciuto Chiara Frugoni nel 2003, durante i lavori del 17° convegno internazionale dell'AISG, l'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo. Ho avuto subito la fortuna di confrontarmi con lei su alcuni temi che ci accomunavano, il mosaico di Otranto principalmente, quel ricco crogiolo di iconografie che io avevo iniziato ad analizzare, lo avrei poi affrontato in seguito nella sua interezza e sul quale Chiara aveva scritto pagine fondamentali, tuttora imprescindibili, illuminanti. Non che la studiosa mancasse di allievi valentissimi, nessuno tuttavia aveva probabilmente in mente in quel momento di lavorare sul mosaico idruntino, in merito al quale lei sosteneva c'era ancora molto da capire, da scoprire, da svelare. Troppe immagini rimanevano mute, apparentemente prive di un significato, di una funzione che non fosse quella meramente decorativa, rara, anzi sostanzialmente inconcepibile nel XII secolo. Da qui è iniziata la nostra frequentazione, non priva di una confidenza che, forse proprio perché non ero un'allieva o lo ero sui generis, esulava sovente dai temi di studio nelle lunghe passeggiate pisane. Da qui il confronto rigoroso, severo, che non lasciava mai spazio all'ipotesi magari accattivante ma non sopportabile, all'interpretazione forzata, alla lectio facilior, se si poteva provare ad andare più a fondo nel senso delle cose, delle immagini nel nostro caso. Le immagini, documenti rilevanti, determinati da tutta una serie di elementi concatenati, da analizzare all'interno di una tradizione, di un corpus con caratteristiche unitarie, in cui hanno grande peso le minime varianti, oltre all'innegabile apporto personale dell'artista che le ha dipinte, scolpite, miniate. Le immagini intese come fonti a tutti gli effetti e non più confinate alla funzione subalterna di muti abbellimenti o nel migliore dei casi intese come strumenti ausiliari per la comprensione della storia, quella vera. È proprio questa, nella sostanza, l'eredità più consistente che Chiara Frugoni ha lasciato allo storico dell'arte medievale. L'idea di poter finalmente attribuire all'immagine lo statuto di fonte, sganciandola definitivamente dalle questioni di stile, valido solo per definire il linguaggio condiviso in quel preciso momento, liberandola dai vincoli limitanti della casuale, fortuita, intuizione conoscitiva di ascendenza crociana e dalle rassicuranti, quanto talvolta inutili, individuazioni di precise personalità creatrici. Immagini dunque piene di senso, cariche di segni, analizzate anche a prescindere dal livello stilistico raggiunto, con una particolare attenzione invece per il dettaglio rivelatore, quello che consentiva loro di interloquire con l'uomo del Medioevo attraverso messaggi inequivocabili,
quello che consente a noi ora, quando opportunamente istruiti, di sentirne ancora la voce. Un'analisi dettagliata che la storica associava costantemente ai testi e che non si limitava ai prodotti artistici commissionati dalla classe dominante, sortiti quindi dalle botteghe più ricche e rinomate, ma che anzi prediligeva prodotti anche umili, opere solitamente trascurate, che pur essendo le espressioni di classi sociali molto ampie, rimanevano di norma in silenzio, trascurate come erano dalla storia dell'arte magniloquente, e che potevano invece fornire una messe notevole di informazioni cui nessuno aveva creduto di dover prestare attenzione. Si pensi ad esempio agli ex voto, questi sono quelli del santuario di Santa Maria della Quercia, tutti del XV secolo. Modesti quadretti che, se interrogati correttamente, possono offrire una significativa e variegata quantità di indicazioni sull'atteggiamento religioso, sulla devozione, sulle consuetudini, disagi sociali, malattie, mestieri, arredo domestico, sull'ambiente rurale e cittadino. L'immagine, cito Chiara, come te, come del resto il documento scritto, è un messaggio complesso e sta alla finezza, all'esperienza e all'abilità dello storico interpretarla, stabilendo con il tempo che l'ha prodotta la necessaria rete di rapporti. Per una corretta analisi dell'immagine medievale si devono inoltre conoscere il linguaggio dei gesti, il significato dei simboli, dei colori, della posizione reciproca delle figure e della tradizione iconografica. Le immagini, infine, non vanno mai scisse dalle fonti scritte coeve, ma intese assieme a queste come due fonti di pari statuto in una reciproca interazione. La separazione di figure e parola è una mutilazione rispetto alla ricostruzione storica di una realtà in cui esse erano naturalmente fuse nella coscienza di quegli uomini e nel quotidiano scorrere di quelle vite che si vogliono ridestare, a maggior ragione quando scrittura e illustrazione sono poste l'una accanto all'altra, sullo stesso medium, come per esempio sulla pagina di un manoscritto. Solo considerando la reciprocità dei due messaggi si può giungere a una piena comprensione. Fine della citazione. Così scriveva la studiosa nella breve ma fondamentale voce Iconografia e iconologia nell'Enciclopedia dell'arte medievale. Bisogna in sostanza superare il disagio diffuso di coloro che, come affermava ancora l'autrice nella grammatica dei gesti, faticano ad attribuire all'immagine lo statuto di fonte storica, limitandosi a vedere nel dato visivo una funzione accessoria, la traduzione o la conferma di quanto il testo scritto già afferma. Affermazioni che oggi possono risultare scontate, non troppo in realtà, e non sempre. Ma che negli anni 90, nel secolo scorso, la voce enciclopedica si data al 1996, si ponevano in linea con il rivoluzionario approccio iconologico che, inaugurato in Germania dagli studi di Warburg, Sachs, Panofsky, Wind, Witkower e Gombrich, e poi esportato in Inghilterra e negli Stati Uniti, trovava ancora in Italia una ricezione piuttosto difficile, guardinga, talvolta falsamente entusiasta e in realtà sostanzialmente superficiale. Un metodo che prevedeva invece lo sviluppo di un'iconologia intesa in senso pluridisciplinare, nutrita di utili connessioni con altre scienze come la semiotica, la psicanalisi, la psicologia della percezione, la storia sociale, l'antropologia, e che comunque tendeva a convogliare le istanze di una storia dell'arte innovativa, capace di scardinare le linee portanti dell'estetica tradizionale, privilegiando in primo luogo l'arte del Rinascimento e lasciando in parte il Medioevo nel buio che da secoli ingiustamente lo attanagliava. Saremmo veramente contenti se, chiudendo il libro, il lettore non pensasse più al Medioevo come all'epoca dei secoli bui. Sono le parole con cui Chiara Frugoni e Alessandro Barbero concludono la loro breve introduzione al volume Medioevo, storia di voci, racconto di immagini, dove l'iconic turn, la svolta iconica, termine coniato
dallo storico dell'arte filosofo tedesco Gottfried Böhm nel 1994 per indicare un nuovo modo di intendere l'oggetto figurato, valutato per tutte le sue complesse implicazioni, si concretizza nel dialogo serrato tra le fonti scritte e quelle visive, accuratamente selezionate tra quelle coeve agli eventi e dunque in grado di fornire notizie di prima mano, di aggiungere dettagli parlanti, raccontando la storia, mutandola in narrazione. Il focus della trattazione è posto non tanto su date ed eventi, quanto piuttosto sui processi culturali che agirono in un periodo per troppo tempo giudicato solo negativamente, libera così il Medioevo da pesanti oscurità preconcette di solito cliché del buio medievale, obbligando a un ragionamento critico che ne facilita la comprensione, ne ricostruisce il senso. Le immagini, ritenute a lungo come forme gerarchicamente inferiori rispetto alla parola scritta nel veicolare conoscenza e sapere, evanescenti e incapaci di raggiungere la profondità di significato della scrittura, opportunamente analizzate, smontate, riassemblate nei segni che le compongono, concorrono ora naturalmente alla ricostruzione del percorso storico, raccontando esse stesse di cristianizzazione, di istituzioni ecclesiastiche, di leggi e giustizia, di mutazioni tecnologiche e sociali. Strano per la verità che quantomeno in Italia la necessità di accedere alle fonti figurative, perché ora anche grazie ai contributi di Chiara, così possiamo chiamarle, per la ricostruzione della storia, secondo i nuovi orientamenti iconologici, per intenderci warburgiani, sia stata un'esigenza sentita all'inizio principalmente da alcuni storici, storiche in realtà, Chiara Forgoni appunto, Lina Bolzoni, Giuseppina Mozzarelli. Oppure da critici letterari, storici della lettura, della letteratura e filologi, Luigi Russo, Lucia Battaglia Ricci, Piero Camporesi, Marcello Cicuto, Claudio Ciocciola, Maria Luisa Menighetti. Stupisce invece, specie in relazione al secolo scorso, perché per fortuna poi le cose sono nettamente cambiate, abbastanza, stupisce, dicevo, o meglio stupiva, l'iniziale ritrosia degli storici dell'arte, a parte alcune fondamentali eccezioni, Maurizio Calvesi, Salvatore Sertis. In generale, gli storici dell'arte, troppo distratti dalle questioni di stile e dalle dispute attribuzionistiche per lasciarsi incantare dalle sfaccettate potenzialità del documento figurato medievale, dalle sue complesse implicazioni, dai suoi innumerevoli messaggi, che soprattutto chi analizza l'opera d'arte, cioè chi parte dal manufatto e non dal testo, dovrebbe cercare sempre di ascoltare. Si tratta quindi di intendere la voce delle immagini. Eccolo qua. Altro volume fondamentale di Chiara Forgoni, una sorta di traduttore iconografico pensato, sono parole dell'autrice, per chi si ostina a mettersi in coda per varcare la soglia e condividere un evento, o più semplicemente decide di visitare un museo con tutte le difficoltà che ancora ci sono negli allestimenti. Chiara parlava di iconografie magari prolisse, con mancanti delle informazioni necessarie, oppure didascalie assolutamente inesistenti. Quella che vedete è il contrario, ovviamente. Un manuale sui generis, utile per interpretare gesti, abiti, colori, disposizioni e relazioni spaziali, che restituisse alle rappresentazioni dell'arte decodificate l'originaria funzione di parola figurata. Per chi studia il Medioevo, dove tanto del messaggio politico, sociale e religioso veniva espresso attraverso specifici stilemi figurativi, lo studio di questi prodotti complessi, quali sono le immagini, specchi di un momento storico e delle sue evoluzioni, diviene ora imprescindibile. Cruciale l'analisi comparata con i testi, fondamentale l'osservazione dei cambiamenti, delle apparenti anomalie che
che consentono allo studioso di far emergere la storia parallela, quella non ufficiale ma quotidiana, di costruire vite e mentalità ancora di uomini, donne e bambini nella loro concretissima esistenza entro specifici contesti ambientali, sociali, materiali e immateriali. Chiara Frugoni ci ha accompagnato con testi e immagini nelle cucine, negli scrittoria, in viaggio fuori e dentro le città, nelle camere da letto. Ci ha descritto i giochi dei piccoli, il lavoro dei grandi, le relazioni familiari, gli scontri sociali, il nascere e il morire, la paura della guerra, dell'inferno, del diverso, della malattia, argomenti quanto mai attuali. La concezione dello spazio e del tempo, l'invenzione dei bottoni, degli occhiali, dei camini, di posate spaghetti, delle note musicali e della polvere da sparo. Tutto usando anche e soprattutto il testo figurato. L'approccio iconografico e antropologico della studiosa ha consegnato agli storici e agli storici dell'arte analisi acute ed esemplari che colgono e svelano aspetti altrimenti oscuri, così ad esempio per gli episodi della Genesi scolpiti da Villigelmo nella cattedrale di San Gimignano a Modena, che se da un lato illustravano i modenesi il racconto biblico, ispirandosi al più antico dramma sacro a noi noto, Le Jeu d'Adam, li invitavano, sorta di intervento contro l'evasione fiscale, anche a pagare ubbidientemente la decima. Così per la significativa censura richiesta da Enrico degli Scrovegni a Giotto negli affreschi della sua cappella padovana. Così, per la ricca grammatica dei gesti, o semiotica dei gesti, sulla scorta del francese Jean-Claude Smith, la comunicazione visuale che nel Medioevo sostituisce spesso quella verbale, i gesti del potere, della sottomissione, della pietà e del dolore, i gesti della parola, dell'assenso e del diniego, svelati tutti attraverso l'analisi sapiente di immagini, documenti, iscrizioni, testi. Così per la figura di San Francesco, tema centrale nella ricerca di Chiara Frugoni. Proprio le indagini iconografiche sulla tavola Bardi in Santa Croce, confortate dalle fonti scritte in relazione con testi, hanno consentito alla studiosa di restituirci la fisionomia del santo vero, ben lontano dalle immagini cui siamo avvezzi, quello poi di Giotto. Un ritratto in netto contrasto con quello di Bonaventura e Giotto, che sottolinea ed enfatizza le scelte più radicali del santo, la conversione pacifica degli infedeli, il disprezzo del denaro, la vicinanza ai lebbrosi e ai poveri. La vita dell'uomo Francesco, sottoposta invece negli affreschi della Basilica Superiore di Assisi a una strumentale, manifesta revisione agiografica. Chiara Frugoni ci lascia un'impostazione metodologica che non è superficiale contestualizzazione del documento figurato, ma che prevede invece un'analisi rigorosa, approfondita, costantemente interfacciata con il repertorio scritturale, sostenuta dall'attenta valutazione dell'ambiente culturale, sociale ed economico in cui l'oggetto, il dipinto, l'affresco, il rilievo scolpito vengono commissionati ed eseguiti, con una costante attenzione al particolare, alla sua reiterazione, alle eventuali lente repentine modifiche dello stesso, frutto di scelte precise, foriere di specifici messaggi. Non si tratta di un'operazione agevole, come si vede. Era di certo più semplice rimanere in superficie, dilungarsi sulle ridondanti e soggettive valutazioni di stile, sulle analogie iconografiche, trascurando una così complessa e rigorosa prospettiva iconologica che tuttavia consente alle immagini del Medioevo di parlarci ancora e di veicolare messaggi altrimenti muti, destinati a un dimidiante silenzio. Il rischio è quello di guardare senza vedere nulla. Ogni Guavian è il titolo di un volumetto prezioso di Daniela Rasse del 2000.
raffinatissimo storico dell'arte francese, scomparso prematuramente, attentissimo al dettaglio parlante, quello che, se non osservato da vicino e interpretato, impedisce la comprensione globale dell'opera, la ammutolisce per buona parte, defraudandola di significati fondamentali per la sua comprensione. Molto dipende, tuttavia, dall'esperienza nonché dall'abilità interpretativa dello storico o dello storico dell'arte, dalla consuetudine all'osservazione approfondita, dalla capacità di decodificare i simboli, di stabilire le necessarie reti di rapporti. Come affermava Chiara, l'immagine, cito, non è oggi alla portata di chiunque, allo stesso modo che una pagina di un manoscritto latino, ovviamente comprensibile al fruitore medievale alfabetizzato, richiede attualmente, per essere letta e capita, almeno la conoscenza della paleografia e della lingua latina. Questo spiega il motivo per cui abbiamo dovuto aspettare il suo sguardo attento e rigoroso per vedere ciò che ora ci pare semmai scontato, ma che prima non era stato visto. Così, come quel diavolo fregiato da Giotto su una delle nuvole, che nell'affresco che rappresenta la morte e ascensione di San Francesco, nel ciclo della Basilica Superiore di Assisi, si insinua fra i confratelli affranti, i religiosi intenti a celebrare le esequie e il Clipeo con il santo scortato dagli angeli in paradiso. Un particolare che era incredibilmente sfuggito a milioni di persone negli ultimi 8 secoli, interpretato da alcuni, dopo la scoperta, come una sorta di impertinenza dell'artista che completò l'affresco, forse alludendo a un confratello, a un committente, da altri come una novità di poco conto che non pare interloquire con la scena vera e propria, un dispetto dell'artista o forse un suo divertimento. In realtà, come Chiara Frugoni ha convincentemente dimostrato, sulla base di precisi rimandi alle fonti scritte, tale presenza si giustifica per il fatto che nel Medioevo si credeva che il diavolo, essenza spirituale, per potersi mostrare agli uomini, prendesse forma dal vapore acqueo e dall'aria nelle nuvole dove abitava e da cui scatenava spesso tempeste. Esiste anche la possibilità, secondo me, che Giotto, molto più addentro alle questioni di quanto non possiamo esserlo noi adesso, già percepisse la frattura tra spirituali e conventuali imminente, la zizzania di cui parla Dante, e che in qualche modo l'abbia voluta rappresentare, ma questa è solo un'ipotesi. Tale presenza attribuirebbe inoltre a Giotto il primato nella manipolazione delle nuvole, sinora assegnato ad Andrea Mantegna, che nel suo San Sebastiano, dipinto però già siamo nel 1460, mostrò sullo sfondo del cielo un cavaliere che emerge dalle nubi. Vittorio Sgarbi, in un articolo apparso su Gente poco dopo la scoperta del diavolo sulla nuvola, affermava con risolutezza, come fa lui, che in quegli affreschi non vi era nessun demone, perché, secondo il suo punto di vista, non vi era alcuna ragione logica per cui una simile raffigurazione dovesse trovarsi in quella sezione del dipinto. E che era invece possibile che un restauratore impertinente nel corso del tempo avesse marcato quei tratti così da dare nella realtà l'impressione di un profilo demoniaco a quel lembo di nuvola. Il punto è che in realtà, come spesso Chiara era solita ripetere, è molto più semplice silenziare le immagini che svelarle e consentire a loro di parlarci ancora. Grazie. Grazie mille a Laura Pasquini per questo contributo fondamentale, direi, nel quadro di questa giornata dedicata a Chiara Frugoni. E adesso abbiamo la relazione conclusiva, che è quella di Marina Gazzini, che insegna storia medievale all'Università di Milano Statale, e che ci parla di impronte immateriali, il paesaggio sonoro in età medievale. Grazie. Chiara Frugoni
ci ha insegnato a guardare il Medioevo con i sensi e con i sentimenti. A lei dedico questo mio breve intervento sul paesaggio sonoro in età medievale. Dobbiamo il neologismo e il concetto di paesaggio sonoro al gruppo di lavoro canadese della Simon Fraser University, raccortosi negli anni 70 del secolo scorso intorno al musicista, compositore, geografo, ecologista e pedagogo Raymond Murray Schaffer. In un libro destinato a grande successo, The Tuning of the World Toward a Theory of a Soundscape Design, Schaffer indicò con soundscape il complesso di sonorità prodotte dalla natura e dall'uomo in un determinato ambiente. Nella sua proposta, i suoni erano indicati come strumenti di definizione del rapporto tra l'individuo e il suo contesto estetico, culturale, geografico, simbolico e storico, naturalmente. L'ambiente acustico è difatti un efficace indicatore delle condizioni sociali che l'hanno prodotto e quindi può fornire informazioni sulle linee di sviluppo di una determinata società, sia che si guardi a questa in maniera retrospettiva, sia che si intenda intervenire sul suo futuro. La novità della proposta di Schaffer consistette nella declinazione in senso acustico di quello che la cultura occidentale riconosce come elemento prioritario, la vista. Ne riprova, nel nostro campo disciplinare, la grande fortuna contemporanea della visual history, di cui Chiara Frugoni è stata precorritrice, quando ancora non si chiamava così, e come insomma, è stato illustrato pienamente negli interventi precedenti. La visual history, che va intesa come studio delle immagini, non solo come una delle possibili fonti della storia, ma come oggetti che meritano un'indagine storiografica autonoma, poiché condizionano i modi di vedere, percepire, rappresentare e comunicare la realtà. Delle nuove possibilità offerte dalla rivoluzione digitale e dal web, che a partire dal nuovo millennio hanno favorito un cambio di paradigma nella visual history, in teoria avrebbe dovuto risultare beneficiata anche la sound history. Così invece non è stato. A differenza di altri campi di studio, quali l'antropologia, la geografia, l'architettura, l'urbanistica, la psicologia, la letteratura e naturalmente la musicologia, le discipline storiche si sono infatti mostrate più lente e meno aperte alla ricezione delle tematiche e aperture metodologiche connesse al soundscape. Per assistere alla prima applicazione di questa categoria analitica nel campo della ricerca storica bisogna attendere più di 3 lustri dalla pubblicazione del libro di Schaffer. Quella che uscì nel 1994 fu comunque una ricerca ampia e importante, condotta dal francese Alain Corbin sulle campane della Francia rurale post-rivoluzionaria. Importatore del concetto di paesaggio sonoro nella storia medievale fu invece un italiano, Renato Bordone, con un pionieristico studio del 1998 nel quale spostò il focus di indagine dalle campagne ai rumori d'ambiente urbani, quale forma di comunicazione pubblica e di mobilitazione popolare. Bordone sottolineava gli aspetti tanto religiosi quanto laici degli strumenti acustici, in particolare nel caso delle campane, il cui impossessamento quali mezzi di comunicazione da parte delle autorità comunali, se da un lato ruppe il tradizionale monopolio ecclesiastico, dall'altro non scalfì la sacralità dell'oggetto, perché è utile a conferire la legittimità all'autogoverno cittadino. Di lì a poco, anche Aldo Sentia si sarebbe interessato di storia dei suoni urbani, dapprima con un intervento sui segnali di natura militare e poi con un salto sulle campane come strumento di organizzazione della vita associata comunale. Quest'ultimo studio venne presentato a un importante convegno tenutosi nel 2006 presso l'Università Cattolica di Milano, dedicato totalmente alla storia materiale delle campane e ai loro usi pubblici e simbolici nella vita comunitaria. Tra gli altri interventi presentati in tale occasione vorrei ricordarne almeno un paio. Anzitutto quello di Maria Pia Alberzoni, la quale, approfondendo una contesa sorta nella prima metà del XII secolo tra i canonici della Basilica di Sant'Ambrogio e i monaci dell'antico monastero intorno all'uso delle campane, pose l'accento su 2 aspetti di grande interesse. Anzitutto mise in evidenza che non si trattò solo di una disputa interna alle 2 anime del complesso ambrosiano, bensì di un contrasto che coinvolse il papato, la chiesa episcopale e il comune,
il cui esito fu il declino del prestigio monastico in ambito urbano e l'affermazione del potere del clero regolare. Al tempo stesso, però, il valore comunitario rivestito dalle campane fece sì che le divergenze intorno al loro uso potessero sopirsi di fronte al palesarsi di un comune nemico, l'imperatore Federico I di Svevia. Un episodio apparentemente bizzarro, quale il furto delle campane dei canonici e il loro sotterramento da parte dei monaci, non venne interpretato dalla studiosa milanese come un atto di spregio, ma come un gesto finalizzato alla preservazione del patrimonio materiale e simbolico del complesso ambrosiano e della città stessa. Un altro bellissimo contributo sui conflitti sorti intorno ai suoni e al possesso dei mezzi acustici atti a produrli fu presentato da Isabella Vai. L'intervento riguardò il fenomeno di risemantizzazione delle campane cristiane nei territori passati al dominio musulmano. Nella penisola iberica, conquistata dagli arabi a partire dall'VIII secolo, la reazione dei nuovi dominatori nei confronti delle campane fu di silenziazione e sottrazione. Questo avveniva perché nell'Islam gli strumenti musicali a risonanza non rientrano negli usi liturgici e dunque le campane erano percepite come simboli di alterità religiosa, etnica e politica. In alcuni casi non solo le campane venivano silenziate e sottratte da chiese e monasteri quale ambito trofeo di guerra, ma venivano ricollocate nelle moschee come lumi. Successe ad esempio con il saccheggio di Santiago di Compostela del 997, quando porte e campane della chiesa cattedrale vennero staccate e trasportate dai prigionieri cristiani sino a Cordova, dove divennero lampadari per la locale meschita. Quando nel 1236 il castigliano Fernando III conquistò Cordova, i lampadari e campane fecero il viaggio a ritroso, questa volta sulle spalle dei prigionieri musulmani. Non si trattò dell'unico caso, perché l'uso di spogliare le chiese cristiane delle loro campane fu fatto proprio da tutte le dinastie che si succedettero nel dominio di Al-Andalus. In questo reimpiego appropriativo, la voce cristiana veniva zittita e trasformata in un messaggio di luce. Non a caso, uno dei soprannomi di Allah è An-Nur, la luce. Nel frattempo, ancora in Francia, nel 2000 erano uscite altre due opere recanti nel titolo il riferimento al paesaggio sonoro. La sintesi di Jean-Pierre Gouton, incentrata di vero soprattutto sui rumori e sulla loro regolamentazione dal Medioevo all'età contemporanea, e una corposa monografia di Jean-Marie Fritz, basata sulla letteratura patristica, medica e filosofica medievale. Un'opera che si collocava tuttavia nel solco di una più ampia storia dei sensi che avrebbe conosciuto largo seguito. Nel 2004 uscì Hearing History, volume miscellaneo curato dall'americano Mark Smith, al quale parteciparono sia Schaffer sia Corbett. Partendo dalla considerazione del persistente trionfo storiografico delle immagini rispetto ai suoni, il volume intendeva presentare una serie di saggi teoretici e pratici sulla storia del suono, prodotto e udito in Europa e negli Stati Uniti, che mostrassero le modalità per un recupero dei suoni del passato. Che i paesaggi sonori non fossero ancora entrati appieno nell'agenda degli storici, in particolare dei medievisti, testimonia il fatto che bisognò attendere ancora circa 10 anni per l'uscita di nuove pubblicazioni su tale oggetto. Data al 2016, un volume curato da Laurent Ablot e Laurent Vissier, che vide cultori di diverse discipline sociali intenti ad analizzare le espressioni sonore e vocali nei territori borgognoni italiani del tardo Medioevo e della prima età moderna. Nel 2017 venne pubblicata sugli Annal una ricerca di Mira Panzer sull'età merovingia e nel 2019 fu la volta di un volume miscellaneo curato dai medievisti argentini Gerardo Fabiano Rodriguez e Gisella Coronato Schwint, insieme al francese Eric Palazzo. Chiedo scusa per questa rassegna storiografica che può essere sembrata troppo lunga a livello espositivo, ma che in verità torna utile nella sua sostanziale brevità, perché non vi altro da aggiungere. Naturalmente non mi riferisco agli studi di musicologia letterari, ma quelli storici. Sicuramente questa ricezione circoscritta dipesa da difficoltà intrinseche allo stesso metodo di ricerca, quando applicato a periodi precedenti alla registrazione sonora.
Non dimentichiamo che gli stessi filmati sarebbero rimasti muti sino al Novecento. E non scordiamo nemmeno la censura operata al tempo della Rivoluzione francese sull'apparato sonoro collegato alla liturgia religiosa, considerato manifestazione di fanatismo, a causa della quale nei tempi successivi si ebbe grande difficoltà nel ricostruire la cultura sensibile della tradizione, perché banalmente se n'era persa la memoria, per quanto essa fosse stata pervicacemente difesa. Fortunatamente, però, studiare il paesaggio sonoro non significa tanto occuparsi della restituzione dei suoni a livello acustico, quanto ricostruire il paesaggio umano attraverso la descrizione di suoni che orientano spazi, definiscono poteri, scandiscono giornate, modellano relazioni all'interno di una determinata comunità. In tal senso, le contese tra poteri di diversa natura, in lotta tra loro per la supremazia politica, territoriale e culturale, che ruotavano proprio sulla definizione dei suoni e sull'appartenenza degli oggetti preposti alla loro produzione, appaiono particolarmente affascinanti. Ed è su un caso di studio relativo a questi suoni contesi che vorrei oggi soffermarmi. Il caso di studio a cui mi riferisco ci porta sull'Appennino tosco-emiliano, e in particolare in quelle valli e crinali che nel corso del Medioevo furono al centro di rivalità tra distretti ecclesiastici e civili afferenti da un lato Pistoia e dall'altro Bologna. A partire dalla fine dell'XI secolo, vicino al passo della Porretta, noto anche come della Collina, lungo la strada che collegava Pistoia a Bologna, è attestata a circa 800 metri di altitudine l'esistenza di un ospedale e della sua comunità di fratres e sorores. L'ente, inizialmente legato alla canonica della cattedrale pistoiese di San Zeno, passò in seguito sotto il controllo del comune di Pistoia, che si appoggiò a questo, come ad altri ospedali, per mantenere sicure e transitabili le strade e per contrastare i numerosi poteri signorili del suo distretto. Nelle disposizioni statutarie pistoiesi del XII secolo, i fratres ospedalieri vengono infatti incaricati dal comune di riprendere lavori di manutenzione su una strada non specificata, ma che presumibilmente era quella prossima all'ospedale stesso, ovvero una variante della Francigena. Sebbene fosse stato dedicato dapprima a Sant'Antonino e poi a San Bartolomeo, l'ente in questione era noto soprattutto con il titolo di Prato del Vescovo, che tra l'altro è la prima denominazione che si rinviene nei documenti. Si tratta di un nome parlante. Pratum Episcopi indicava infatti non solo una collocazione in area prativa, ma una precisa dipendenza giurisdizionale, in quanto l'area dove era stato costruito l'ospedale era soggetta da tempo alla mensa vescovile di Pistoia. Non lontano dall'ospedale sorgeva un castello, detto della San Luca, altro possesso vescovile definitivamente assegnato al presule toscano dopo la pace di Viterbo del 1219, stipulata tra Pistoia e Bologna. Nel corso del 200 il comune di Pistoia si intromise nel controllo di questo castello, assicurando al vescovo toscano, in difficoltà nel far osservare il suo potere, la protezione armata indispensabile per la difesa di possedimenti così periferici e strategicamente determinanti, ottenendo in cambio l'insediamento di un podestà e la riscossione di un pedaggio. Questo non compromise il dominio vescovile, però. Da una deliberazione comunale del 1339 veniamo infatti a sapere che la strada della San Luca era, per il suo primo tratto, ovvero dalla città di Pistoia al ponte detto Mezzano, sito a sud del passo della collina, di pertinenza del comune pistoiese, che ne garantiva la sorveglianza. Vigilanza che invece nel tratto che dal ponte Mezzano arrivava sino al castello della San Luca e poi al confine con il territorio bolognese spettava al vescovo. Presso ognuna di queste strutture montane, ponte, ospedale e castello, era installata una grande campana che in caso di avvistamento di nemici o di altri problemi, quali frane e smottamenti, veniva suonata per inviare e ricevere segnali di allarme e richieste di aiuto. Il paesaggio sonoro di quel tratto di Appennino era completato dallo squillo di un corno, che veniva suonato da una torre di legno fatta erigere nel 1342 a metà strada tra il ponte Mezzano e l'ospizio del Pratum Episcopi, in corrispondenza del passo della collina. Suonato due volte al giorno, a mattina e a sera, il corno segnalava l'apertura del traffico nel tratto compreso fra il ponte e l'ospedale.
la cui sicurezza era garantita da un contingente di soldati che di notte si acquartieravano all'interno delle fortificazioni del Ponte Mezzano e dell'ospedale del Prato Episcopi. Fra 2 e 300 il complesso ospedaliero del Prato Episcopi era stato arricchito da installazioni difensive per volontà comunale. A fine 300 infatti l'ente viene incluso in un inventario dei fortilizi del comune. La campana dell'ospedale di Prato del Vescovo non aveva solo funzioni militari, naturalmente. Nel 1267 il priore di Prato Episcopi dichiarava che l'ospedale da lui diretto suonava ogni giorno, da compieta mezzanotte, la campana grande per indirizzare i pellegrini e i viaggiatori sulla montagna nelle buie ore della notte. Quando la campana non suonava, era molto frequente che questi perissero sotto l'attacco di animali selvatici e ladroni. L'ospedale del Prato Episcopi si trovava infatti all'interno di un vasto comprensorio boschivo. Se questa collocazione era importante dal punto di vista economico perché l'ente partecipava allo sfruttamento dei boschi, non bisogna dimenticare che si trattava di un ambiente in parte ostile per la presenza di briganti e altri fuori legge, nonché di numerosi animali selvatici. Lupi e orsi sono menzionati infatti in diversi documenti del Medioevo pistoiese. Oltre alla campana grande, che nel 1382 era definita di proprietà del comune, nell'ospedale di Prato del Vescovo ve ne erano altre, più piccole, come quella che chiamava i conversi a capitolo. Campane legate quindi alla ripetizione di gesti e suoni che scandivano i ritmi dell'esistenza quotidiana della comunità ospedaliera. Nel 1378 risulta che una campana dell'ospedale pistoiese, non sappiamo se grande o piccola, quindi se per caso fosse quella grande appartenente al comune, era stata in precedenza affidata dai fratres di Prato Episcopi a un uomo di Capugnano, località del distretto della diocesi di Bologna, e veniva restituita in quella circostanza all'ospedale. La consegna avvenne a Casio, nel palazzo del capitano della montagna di Bologna. Il luogo della restituzione era significativo. A Casio, l'ospedale di Prato Episcopi controllò fino al 1303 un altro ente assistenziale, intitolato San Giovanni Battista. Il paese, posto oltre la linea di displuvio appenninico, era rimasto fino all'inizio del 200 all'interno del territorio soggetto all'influenza pistoiese. Erano infatti fideles del vescovo di Pistoia e signori locali, un ramo della famiglia di Stagno. Sempre a Casio si concentrarono gli interessi di altri enti religiosi della diocesi pistoiese, come le due abbazie vallombrosane della Fontana Taone di Montepiano, che però si trovava nel territorio pratese. Quest'ultima contese a Prato del Vescovo il controllo dell'ospedale di San Giovanni Battista di Casio. Se nel 1294 il rettore dell'ospedale di Casio veniva nominato dal capitolo dei conversi di Prato del Vescovo, nel 1303 il vicario del Podestà di Bologna assegnava l'ente all'abbazia di Montepiano. Le mire del comune di Bologna sul controllo di questa parte dell'Appennino si completarono a fine 300 proprio con l'esproprio dell'ospedale e la nomina del suo economo. Per concludere, abbiamo visto come le campane degli ospedali sull'Appennino pistoiese svolgessero la funzione di faro acustico per il viandante disorientato nelle tenebre della notte ed esposto agli attacchi di animali selvatici e di briganti, ma anche di allarme per disastri naturali, incendi, piene, smottamenti, e di allerta per le guarnigioni militari alloggiate nelle strutture ospedaliere. Insieme ai corni servivano inoltre da segnale di apertura e chiusura delle strade, dei ponti, alla cui manutenzione i fratres ospedalieri erano preposti, e da richiamo al dovere del lavoro e della preghiera per gli uomini dipendenti della signoria ospedaliera. Nell'etere viaggiavano dunque messaggi di accoglienza e di dominio al tempo stesso. Se, come è stato detto, solo la consapevolezza della necessità di una percezione plurisensoriale ci rende in grado di perfezionare la descrizione della realtà, io credo che lo studio degli eventi sonori possa prestarsi bene a questo desiderio di completezza. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille a Marina Gazzini, che conclude in bellezza questa giornata ricca di
come dire, di istruzione e di emozione, non so come dire. Io ringrazio moltissimo l'Istituto e il Comitato Scientifico del Convento della giornata che ha pensato e immaginato questo incontro. Penso che, dato che tutti i relatori sono stati estremamente puntuali, di questo li ringraziamo tutti, abbiamo anche tempo per una breve discussione. Cosa dici, Massimo? Prima dell'intervento conclusivo del professor Cardini. Sì, sì, facciamo una discussione. Allora, se ci sono interventi, approfittiamo della presenza qui di tante persone esperte e facciamoci coraggio, sottoponiamoli. Prego. Non c'è nessuna curiosità, oppure le persone devono elaborare la ricchezza di spunti che sono venuti, o sono tutti timidi? Allora facciamo così. Prego. Benissimo. All'ultima relatrice, se si è pensato anche di costruirli questi ambienti sonori, cioè di, come si è fatto credo in altre ricerche di tipo antropologico, di costruire degli strumenti simili a questo. Per esempio c'è tutta una musicologia degli strumenti antichi, no? In cui si costruiscono gli strumenti che erano stati pensati per quelle composizioni. Quindi le campane sappiamo tutti come suonano, però ecco, io chiedevo se qualcuno ha pensato di riprodurre, che ne so, i suoni di una strada, di una piazza, le voci, se si è pensato proprio a ricostruirlo questo ambiente, a riprodurlo, perché lo dobbiamo sentire, non possiamo solo leggere i testi che ne parlano. E quindi ecco, questo era il mio spunto. Sì, no, questo sarebbe l'effetto. Sì, forse meglio se vado là. Come ho accennato brevemente, per quanto riguarda i periodi che riguardano il passato, insomma, è naturalmente anche un po' difficile realizzare questo, però c'è stato anche un po' una sorta di arresa iniziale, quindi non si è neanche tentato. La storia, la sound history, la storia del paesaggio sonoro per l'età che appunto siano anteriori alla rivoluzione francese, che veramente ha posto un grande spartiacque relativamente all'uso delle campane e anche di altri strumenti sonori, ecco, è ancora tutta da fare. E mentre gli storici contemporanei sono più attenti a questo, perché studiare il paesaggio sonoro significa anche occuparsi di ecologia acustica, quindi pensare non solo al passato ma anche al presente e costruire, insomma, il futuro. L'idea appunto di ricostruire un ambiente riproducendo il suono dei sonagli, ad esempio, delle campanelle, dei rumori appunto d'ambiente, come aveva scritto e come era il titolo di uno dei bellissimi interventi di Renato Bordone, non, materialmente non è stato ancora tentato, perché nonostante ci siano stati storici di grande livello, appunto Bordone, Settia, appunto Maria Pia, che hanno anche dimostrato le potenzialità di queste indagini, però poi non è stato un filone che è andato avanti. Tanto è vero che quando io ho trovato questo documento studiando gli ospedali di montagna, gli ospedali di passo in quest'area, io subito sono rimasta un po' affascinata, no, dall'idea di questo paesaggio sonoro, e quindi anche che avvertiva appunto questo faro acustico anche nella notte per chi rimaneva perso lungo la via, ma non ho trovato altri molti riferimenti. Da lì appunto l'idea appunto di approfondire, sollecitare. Sì, sarebbe molto bello. Se posso permettermi un piccolo intervento su questo, sempre per allargare un po' il discorso, c'è veramente una cosa che Marina ha ben presente, ma naturalmente si può parlare di tutto. All'origine di questo interesse per il paesaggio sonoro, giustamente tu hai segnalato anche, diciamo, il contributo dei musicologi. Ah certo, ecco, sì, l'hai fatto benissimo. Io aggiungerei anche, ma sono sicura appunto che l'hai presente, anche di fisici acustici.
Penso a un libro che ha avuto un grandissimo successo, quello di Cox sul pianeta acustico, che è un libro che è la relazione di una ricerca sul campo dei paesaggi sonori attuali. Sì. Cioè, questo signore è andato in giro con le sue apparecchiature nei posti dove c'erano dei fenomeni sonori interessanti, ma di qualsiasi tipo, il vento, sia naturali che prodotti dall'uomo, e ce n'è fatta una, come dire, una esposizione, una relazione. Naturalmente questo non ci restituisce i suoni del passato, però uno ci attira l'attenzione sulla realtà di questo fenomeno, cioè ci rende sensibili. E poi, naturalmente, nella misura in cui tratta di paesaggi sonori di origine naturale, diciamo, che quindi c'erano anche sicuramente nel passato, in qualche misura, in misura da valutare naturalmente, però in qualche modo ci restituisce, ma soprattutto ci sensibilizza al fenomeno. È una cosa che giustamente lei ha detto, non avvertiamo con la stessa vivacità con cui noi avvertiamo gli stimoli visivi. E invece una lettura anche dell'attualità del paesaggio sonoro è utile anche allo storico, perché attira l'attenzione su questi fenomeni. Sì, ma scusate, infatti, non volevo portare il discorso. No, ma è vero, perché in pratica quasi tutti gli altri settori scientifico-disciplinari sono molto attenti, sono gli storici che sono rimasti, addirittura in ambito francese, anche dopo la pubblicazione di questo libro molto corposo, molto bello, di Alain Corbin, appunto sulle campagne nella Francia ottocentesca, l'Accademia francese, ma sì, si può usare il termine paesaggio sonoro perché era un po' influenzata anche dalla ritrosia a usare il termine paesaggio in senso generale, che poi più recentemente la ritrosia è stata poi superata. E poi naturalmente il paesaggio sonoro non significa soltanto riferirsi ai suoni degli strumenti musicali, ma alle voci, ai versi degli animali, ai suoni della natura, cioè che tutto insieme è qualcosa che noi forse magari a cui prestiamo meno attenzione, ma noi siamo immersi in questo. Mentre parlavo, me l'ha fatto notare, io li sentivo, me l'ha fatto notare anche l'amica Maria Clara Rossi, ma mentre parlavo c'erano appunto tutti i gabbiani che tanto si facevano sentire. Sì. No, e quando io sento i gabbiani, appunto mi vengono in mente subito, cioè può essere o al mare o a Roma, perché oramai voi siete pieni. Appunto. Ma sembrano appunto sciocchezze, forse siamo un po' assuefatti e poco sensibilizzati. Mi pare che c'era Maria Pia Alberzoni che voleva fare un intervento, non so su quale contributo. No, una adesso è venuto su una cosa che ha detto anche Maria. Devo dire, per quanto riguarda l'intervento di Marina Gazzini, cioè è vero, grazie per questo richiamo generale, perché in effetti, pensando molto banalmente a un episodio che abbiamo visto anche prima della predica di, tu l'hai fatto vedere, Pietro Di Francesco a Bologna, comunque c'è Francesco chiede alle rondini di smetterla di fare rumore perché lui non riesce a farsi sentire. Quindi gabbiani facevano. Per cui anche l'attenzione nella lettura di certe fonti che potrebbero sembrare assolutamente lontane è utile. Grazie per il richiamo. Una piccola domanda a te, però magari è inutile. Questo suono della campana molto interessante da parte dell'ospedale per fare strada ai viandanti, insomma. Secondo te poteva anche avere la funzione di allontanare certi animali selvatici, visto che sono problemi che si pongono anche in tempi più recenti? Poteva, una domanda assolutamente da ignorante. Guarda, sinceramente non lo so se gli animali siano lì. E poi avevo aspetta, posso fare anche la domanda? Ne avevo un'altra per Francesca. Sì. Simone. Grazie. Invece ti ringrazio per questa, bel quadro che ci hai dato. In particolare non ho mai avuto occasione di imbattermi nei volumi di Chiara Fogoni come scrittrice di favole, una cosa molto carina, cioè che anche
Ma quali sono, scusa, ho visto che c'era quello sul lupo di Gubbio, sì, quello un po' scontato, ma magari se vuoi dirci qualcosa, meno a chi è come me ignorante, sui temi che lei tratta nell'argomento delle... ok? Grazie. Guarda, rispondo, sì. Io che sono già qua, continuo, sì, va bene? Sì. No, allora, devo essere sincera, non so quanto gli animali selvatici possano essere spaventati o magari anche attirati, no, non lo so, però sicuramente la campana ha veramente due funzioni, marcare il territorio anche dal punto di vista militare, perché non era l'unico ospedale militarizzato, diciamo così, proprio inserito nell'elenco delle fortezze del comune, quindi il comune attento ad impadronirsi di queste strutture. È molto interessante anche questo riferimento, perché il territorio pistoiese non era un territorio granché castellato, quindi quindi ripeto, marcare il territorio e poi fungere anche da un richiamo sì, utile, pragmatico, naturalmente anche spirituale, insomma, è la voce appunto di Dio che si fa sentire anche quando è buio, anche quando appunto non ci sono altre indicazioni, nel momento del pericolo, c'è anche insomma dietro tutto questo simbolo. Che poi questi viandanti che perissero in un numero così folto, se sa anche un pochino di autopromozione, ecco, a dire che noi siamo la necessità di questa funzione. Allora, sono fiabe, non sono numerosissime perché di fatto sono tre, anzi sono quattro, e la maggior parte delle quali, quindi la metà, sono la rinarrazione di alcuni episodi importanti relativi a Francesco. Quindi c'è il racconto di San Francesco il Lupo, e tra l'altro c'è un bel intervento proprio di Chiara Frugoni su YouTube, si trova, in cui effettivamente poi spiega esattamente l'elemento che è quello che lei vuole trasmettere ai bambini, cioè il fatto che il lupo sorprende Francesco mentre dorme e si avvicina, guardingo, e anche a quel punto lì pensa quasi di doverlo, visto che è costretto dal fatto che gli umani lo maltrattano, questo lupo sta per attaccarlo, ma sente questo odore buonissimo, un odore soave, ed è il profumo dell'uomo buono, ed è l'elemento forte di questa rivisitazione, tra l'altro con delle illustrazioni molto belle, mentre il racconto del presepe di Greccio vede Francesco che si addormenta mentre sta andando verso Greccio, e ha un sogno dove c'è un drago che lo opprime, poi però questo drago viene cacciato da un falco, lui si sveglia e si recano verso, adesso non vorrei rovinare, comunque insomma ci sono una serie di elementi salienti, tra i quali alcuni prodigi, per cui una sorgente che sorge, scusate la ripetizione, improvvisa, ed è molto, insomma, io l'ho trovato, mi è piaciuto molto, perché quando ero piccola c'era questa cosa, che era adagino pianino vanno a scuola. Quanti vanno a scuola? Adagino e pianino. E lei usa proprio questa filastrocchina per inquadrare questo prodigio di questa improvviso sorgere di una sorgente. Dice: andate pianino, andate dove dovete andare pianino, dove vanno pianino, insomma, lo dice in un modo per cui sbucano questi due bimbetti che appunto si chiamano. E invece l'altra, che a me ha colpito, insomma, che trovo molto, molto bella, molto, molto commovente, la storia della libellula coraggiosa, che viene raccontata dalla voce narrante per spiegare al nipotino dove è andato il nonno. E questa libellula coraggiosa è una larva che è incuriosita dal fatto che le piccole larve sue amiche scompaiono a un certo punto, e quindi si segue il percorso esistenziale di questa larva che diventa poi una libellula. Quindi, ecco, insomma, queste sono. E allora da lì è... Grazie.
altre curiosità, interventi? Dunque, allora siamo giunti in vista della conclusione e chiamerei il professor Cardini per le sue considerazioni finali. Buonasera. Beh, in generale si dice o dulcis in fundo, temo che questo non sarà il mio caso, o in cauda venenum, e questo non, francamente non vorrebbe esserlo, lo sarebbe molto intenzionalmente. Dicono che questa sia una caratteristica della gente del mio paese, o meglio della mia città. Dicono che a noi fiorentini ci succede che quando ci si arrabbia, oppure quando ci si commuove ci scappa da ridere. E cosa che può essere anche una reazione in fondo comprensibile, perfino banale, una reazione di difesa. E forse una reazione di offesa. Io sono abbastanza imbarazzato proprio perché non mi scappa affatto da ridere, ma invece mi sento commosso. E mi sento commosso perché tanto non solo perché io non, grazie a Dio, non devo fare una conclusione a questo, anche se l'ho sentito soltanto per la parte pomeridiana, devo dire bellissimo e sotto molti aspetti rivelatore convegno, soprattutto direi, senza far torto alle relazioni degli altri amici e colleghi, e posso dire in tutti i casi non solo colleghi ma anche e soprattutto amici, soprattutto le cose che ho sentito stasera e che ho sentito proprio ultimamente in questa specie di crescendo, questo dialogo a più voci in cui si incrociavano tantissime cose, anche delle coincidenze, almeno per me, proprio l'ultimo discorso che faceva Francesca a proposito delle larve, che diventano libellule, e mi ha ricordato un detto cinese, che naturalmente vi dirò in italiano, perché il mio cinese è piuttosto elementare, e che quello che per il verme, da seta, è la morte, quello che per il verme è la morte, non so, per il verme va con la seta, e per gli altri è una farfalla. Cioè è l'inizio di qualche cosa di mirabile, di qualche cosa di incantante. Così il problema del rapporto fra visioni, suoni, che poi visioni, suoni che potrebbero sembrare un po' qualche cosa di arrivato in fondo e che sono meno facilmente studiabili e meno facilmente coglibili, e anche perché molti di noi sono magari stonati o sordi o semisordi o daltonici, anche se non lo sanno. Però è da ricordare che per la filosofia dei sensi degli antichi greci, me lo ricordava Carla Flova appunto, nominando De Tienne, i giardini di Adone, o anche Alain Corbin, i miasmi di Alain Corbin. Beh, per i greci dei cinque sensi, i più nobili sono appunto la vista e l'udito. Noi all'udito ci siamo arrivati grazie un po' anche a tutti, ad altri, insomma, e incidentalmente era già capitato, insomma, siamo arrivati grazie a Marina Grazzini a proposito del paesaggio sonoro.
E naturalmente a questo è qui. C'è un briciolo di malvagità fiorentina, almeno nell'inizio, nell'incipit della riflessione. Poi magari la riflessione diventa certamente più benevola e forse anche un pochino più intelligente, come spesso succede quando si cessa di essere maligni. E io pensavo, insieme al paesaggio sonoro, che non è detto sia sempre evidentemente piacevole o gradevole, paesaggio odorifico, non so se si potrebbe dire, il mio inglese non è granché, un parfum o smell o stink landscape, soprattutto stink, per il Medioevo, insomma, io penso alla mia Firenze che era una città di tintori, questo stink dei tintori, io a Firenze, è vero che sono vecchio, ma non sono tanto vecchio da averlo sentito passando da Via dei Tintori, c'è ancora quella che porta alla Biblioteca Nazionale, e quando c'erano i tintori, perché allora io non c'ero, sono un po' più recente, però l'ho sentito a Fez. Dove ci sono queste vasche bellissime, di colori rossi, violaci, blu, eccetera, visto dall'alto soprattutto, formano un paesaggio visivo straordinario, ma dove l'odore è assolutamente insostenibile. O tale, come mi faceva notare appunto il collega Manchino, mi faceva da guida a Fez, siccome a volte assumeva una tonalità chiaramente molto simile, per non so quale motivo chimico, me ne intendo, molto simile a quello del corpo che si va corrompendo di animali acquatici, e lui diceva, beh, a noi sembra stink, ma senza dubbio al mio gatto parrebbe parfum. Questo è interessante. L'odore di buono, e qui torna la malignità del fiorentino, noi siamo molto sensibili agli odori, come sapete, tendiamo a utilizzare profumi, eccetera, anche perché siamo perseguitati dalla paura che la nostra epidermide, il nostro alito e via discorrendo possano disturbare gli altri, come qualche volta succede, che purtroppo disturbano anche noi stessi. E allora l'odore di buono che il lupo, è un'immagine bellissima che ci avevo mai pensato, anche se avevo letto la pagina di Chiara, e mi era molto piaciuta l'idea che il lupo arriva un po' guardingo, come sono sempre i lupi. Vi ricorderete la bellissima scena di Balla coi lupi, di come si fa ad avvicinare il lupo con un pezzo di bacon, eccetera. E il lupo è molto, molto diffidente, il lupo lo sa bene, gli uomini sono di gran lunga più cattivi dei lupi, e lo fanno scientemente. Quello che sembra buono al lupo, me lo sono chiesto spesso, lottando contro la mia sensibilità cattolica, ma naturalmente assecondando invece la mia malvagia sensibilità fiorentina. Ma chissà, Francesco, ma quanti parassiti abitavano il saio di Francesco, ma che razza d'odore aveva Francesco? E io incontrando Francesco, se fossero stati possibili degli incontri di terzo, quarto, quinto tipo, degli incontri alla macchina del tempo, alla Wells, che sensazione avrei provato? Che impressione mi avrebbe fatto? L'odore di santità. Che cos'è l'odore di santità? Ho sentito da alcuni miei buoni quasi confratelli, perché io sono dell'ordine francescano, delle cose di una cattiveria incredibile a proposito dell'odore di santità, e le dicevano seguaci peraltro convinti e serissimi di Francesco. E tutto questo porta per forza a chiedersi, appunto, l'abbiamo fatto per i bambini sulla base dei suggerimenti di Marco Bartoli, e poi sono tornati anche in seguito,
che cos'è? Ne ho scritto qualche cosa anch'io purtroppo e naturalmente me ne sono pentito quando Marco lì stava rileggendo quelle due righe. E anch'io troppa baldanza ho detto, beh insomma qui si scopre il nascere, sì insomma ce l'ha già detto Ariès e in fondo io non mi distaccavo poco, molto conformisticamente, poco originale dalla visione di Ariès, il nascere di una visione diversa del bambino che era un piccolo uomo trascurato, ma veramente è così, ma quando nasce questa svolta, se è veramente una svolta, ammesso che sia veramente una svolta, e se è una svolta quando è avvenuta? Nel basso medioevo? Magari potremmo anticiparla questa svolta, e a forza di anticiparla chissà quando arriveremo ai momenti in cui la nostra professione comune di storici non basta più e bisogna ricorrere agli amici e colleghi sempre più vicini a noi. Del resto molte delle ricerche di molti di noi, gli amici archeologi, gli amici antropologi, perché no alla psicologia in profondo, ovvero soffertucci del nostro comune amico Jung, alla pluridisciplinarità. Io quando attraverso piazza della Santa Maria Annunziata e vedo quei bellissimi medaglioni del bambino fasciato in varie posture, perché le fasce possono essere complete, allora il bambino diventa una specie di bacco da seta, oppure se si preferisce se è ancora più lupri, una specie di mummia. E io non so come si facesse, ma l'hanno fatto a me lo hanno fatto, alla stragrande maggioranza di voi no, perché io sono più vecchio. Ma e poi si è detto che orrore, si pensava che altrimenti i bambini nascevano deformi, con le gambe storte, perché il peso del loro corpicino, se non era educato e costretto, no? Avrebbe deformato le gambe, invece no, non è così, non è successo così. Eppure in quei volti, roba di scuola, fatta su cartoni, che sono sempre quelli, con delle variazioni, non sono nemmeno propriamente opere d'arte, di artigianato senza dubbio, di grande artigianato, no? Di opere d'arte di tutte quelle robbiane, anzi, o robbiesche, sarebbe eccessivo, eppure ciascuno di loro ha un volto, ciascuno di loro ha già una piccola identità, e pensate del resto le espressioni del bambino Gesù, le innumerevoli nelle 1000 rappresentazioni della natività o dell'adorazione dei magi. Ma si può davvero dire che il bambino nel Medioevo è trascurato, anche se il bambino Gesù è pur sempre un bambino particolare, un bambino che ha i tratti dei suoi genitori, in particolar modo della madre, non quelli del padre che è putativo, ma anche su questo c'è un fior di discussione storica, teologica, filologica, eccetera, sull'ombra del padre putativo in colui che in realtà è figlio del vero padre. Ci sono state riflessioni in questo convegno che mi hanno un po' riportato anche a qua. Numerosi colloqui con Chiara, avevo una direi discreta amicizia ci scrivevamo molto spesso, eravamo su certe cose molto diversi, siamo nati nello stesso anno, questo mi fa un po' impressione quando parlo di una persona che non c'è più, come sempre succede in chi sopravvive e si chiede se è giusto che lui sia sopravvissuto e perché avrebbe potuto succedere il contrario, e non mi illudo che in questo caso voi sareste trovati per un convegno, una giornata di studi su Franco Cardini-Miedo, cosa avreste trovato a dire, ma si sente un certo senso di quasi di
di violenza subita, di ingiustizia. Non è giusto che ce l'abbiano portata via, ma è giusto che ci portino via chiunque, anche persone molto più anziane. La bontà di Dio è una cosa alla quale noi non possiamo arrivare a... è una cosa che noi non possiamo nemmeno arrivare a immaginare, del resto non si tratta nemmeno di bontà, si tratta di corso naturale dell'esistenza. Un 82enne ancora oggi, va bene, la vita si sarà allungata, o come amano dire sadicamente i medici, non si è allungata la vita, si è allungata la vecchiaia, comunque insomma meglio che nulla. Ma certe cose non bastano mai, senza dubbio, eppure a un certo punto bisogna avere il coraggio di dire basta, per gli altri e anche per noi stessi. Chiara ci ha lasciato moltissimo. E mi dispiace perché io ho avuto la fortuna di conoscerla abbastanza bene, non benissimo, sono anche amico di Salvatore Settis, e anche Salvatore l'ha riscoperta dopo che lei se n'è andata. La prima volta che io l'ho visto, pochi giorni dopo, era partita. E lui mi ha detto proprio questo: adesso sto ricominciando a sfogliare dei libri, mi ha confessato che alcuni non li aveva nemmeno letti, alcuni non ce li aveva nemmeno e non sapeva nemmeno che li avesse scritti. E in fondo poi Salvatore è un uomo straordinario, eccezionale, però ha un, direi che ha un alto sentire di sé medesimo, per cui forse immediatamente ho rivisto e risentito nel mio animo, perché con l'altro di cui sto per parlare, non ci ho mai parlato, che è veramente il grande Arsenio, ho risentito nelle riflessioni di Fruoni qualche cosa, nelle riflessioni di Settis qualche cosa che affiorava qualche volta invece nella durezza con cui Arsenio trattava Chiara. Sta durezza, che senza dubbio era accompagnata da grande dolcezza, da grande tenerezza, lo si sa e lo si sente anche dalle cose che Chiara dice di lui, ma che almeno in un primo tempo era era accompagnata da una da un giudizio piuttosto duro sulle qualità e sulle possibilità di questa figlia che stava studiando e che già si stava affermando. È stato veramente straordinariamente positivo che si sia ripubblicato il libro su Alessandro e sul viaggio aereo di Alessandro. Io tengo al libro su Alessandro, quando Chiara si fermava ancora Settis, debbo al libro su Alessandro il mio primissimo interesse per Chiara, perché nel lontano 1970, che fu il mio anno moscovita, l'anno passato all'Università di Mosca, un po' dintorni, un po' di San Pietroburgo, un po' di Caucaso, ma soprattutto di Mosca, mi ricordo nella torre campanaria del monastero di Colomienre, di Kolomenskoje, di aver visto una cosa che nelle scuole, nelle chiese bizantine, ortodosse, è tutto normale, un'immagine, una formella, mi pare ce ne sia una anche, vorrei sbagliarmi, ma non sarebbe gravissimo, ho fatto errori peggiori, mi pare ce ne sia una anche incastrata da qualche parte in San Marco o Venezia, una formella scolpita che riproduce Alessandro portato in aria dai grifoni, la visione frontale, la visione anche tipica anche dei carri di trionfo, degli aurighi, eccetera, solo che al posto dei cavalli, che naturalmente visti frontalmente, con una prospettiva come poteva esserci in quel momento, sono quattro animali che divergono. E la figura centrale dell'auriga, che può essere anche l'imperatore in molti casi, in trionfo, tiene le loro redini. Qui l'impianto iconografico, il dispositivo iconografico è leggerissimamente diverso,
perché invece di tenere le redini, Alessandro tiene i due grandi spiedi al vertice del quale ci sono due grossi pezzi di carne e i grifoni naturalmente due per parte e cercano di arrivare al pezzo di carne tenuto in alto e quindi vanno in alto. Io ricordo che anche se ci vedevo molto meglio di allora, si parla del 1970, e immediatamente chiesi a un collega, al collega russo che ci faceva la guida, io mi prendo sempre i colleghi per tormentarli come a Fez, gli dissi: ma quella lì che cos'è? Perché da lontano mi sembrava l'iconografia, ed era plausibile, l'iconografia della Silena che con le due braccia si legge le due code in maniera naturalmente tenerle divaricate. E lui mi disse: no, quello è Alessandro. E quando io cominciai poi a conoscere Chiara, fui immediatamente attratto da questo bellissimo libro, dove c'è una Chiara che, insomma, è lei e nello stesso tempo non è lei. E lei, se non avesse fatto un'altra strada, è lei di una storia che per certi versi è quella, ma per un altro è, Aldo Schiavone direbbe, una storia spezzata. Meglio, una storia che a un certo punto ha preso un'altra direzione. Tre volte penso a queste cose e mi viene immediatamente da pensare al celebre saggio di Lendes sull'imprevedibilità della storia, quando Lendes è quello del Prometeo liberato della rivoluzione industriale, dice: ma guardate che non è vero che la storia non si fa con i secoli, ma non si fa a condizionale, al contrario, bisogna farla con i secoli, ma bisogna farla a condizionale, perché solo facendola con i secoli ma si finisce con l'apprezzare fino in fondo quello che è realmente accaduto, perché il non accaduto avrebbe potuto assolutamente accadere. Certo, è una riflessione che quando è stata fatta era profondamente anti-hegeliana e come tale fu colta, e quindi tutto l'anglomarsismo lo fece letteralmente a pezzi. Eppure lui poi ha questa sua riflessione ha inciso moltissimo, è una di quelle riflessioni dopo le quali noi che facciamo più o meno bene o più o meno maldestramente per il mestiere di storico, e non siamo più stati gli stessi. Siamo stati costretti a ripensare alla storia in un modo che tutti gli storicismi della terra, di destra e di sinistra, non ci avevano mai obbligato a pensarci con questa intensità e anche con questa ampiezza di possibilità rivoluzionarie, per così dire, rivoluzionarie a livello concettuale, evidentemente. Io credo che questo convegno, e non avrei mai sospettato, per esempio, che il problema della filiazione adottiva potesse portare a considerazioni come quelle che ha fatto Maria Clara Rossi, per me è stato probabilmente perché ha colto uno dei miei infiniti aspetti di ignoranza profonda. Per me tutto questo è stato assolutamente una rivelazione. Sono passato da una visione, ma è tutto normale, sì, vabbè, la filiazione adottiva, sì, è un grosso problema giuridico, sociologico, etico, ma niente di più, ha una prospettiva del tutto diversa, è una prospettiva assolutamente pluralistica dal punto di vista esegetico, è come per le fiabe. E lì forse ha giocato molto il lavoro comune che Chiara ha fatto con una scrittrice di racconti per bambini, che è la Teresa Bongiorno, con cui lei ha lavorato molto. Io mi sono trovato anche, ho avuto la fortuna, lei ha avuto la sfortuna e io la fortuna di lavorare, abbiamo avuto la fortuna e sfortuna di lavorare insieme. Ci siamo divertiti a fare un discorsino che è in gran parte immaginario, cercando, beh, perché in fondo ora non so se se n'è andato Alessandro Barbero, ma
Ah no, non se ne è andato, è semplicemente nascosto. Ecco, forse Alessandro, non so se Alessandro Barbero, che fa anche il romanziere, sarà d'accordo con me, ma in fondo come nasce un romanzo storico? E un romanzo storico nasce quando noi, almeno quando ci proviamo, un pochino ci ho provato anch'io, a fare romanzi storici, e nasce quando noi ci troviamo davanti alla storia e constatiamo che la storia è materiale poroso, perché è pieno di pieni di vuoti. E i vuoti spesso sono una specie di forma di Emmental, i vuoti sono molto più numerosi dei pieni, allora bisogna far colare la malta della nostra fantasia dentro gli interstizi vuoti della storia, e non deve essere però, questo materiale non deve essere invasivo, deve essere cioè del tutto verosimile, deve essere un grande falso d'autore perché il romanzo storico riesca veramente bene, infatti spesso non riesce veramente bene. Un romanzo storico dice evidentemente cose immaginarie che in un modo o nell'altro potrebbero anche essere successe, ma non proprio così, quasi così. Siete presente nel discorso di Eco sul traduttore? Il traduttore è uno che dice quasi le stesse cose. Ecco, lo storico quando fa il romanziere, forse il romanziere tout court quando fa un romanzo storico, ma pochi romanzieri tout court fanno romanzi storici se non sono anche un po' storici o molto storici. E pongono delle ipotesi che sono ipotesi verosimili e forse un pochino ci arrivano vicino alla verità, non lo sapranno mai cosa veramente ha detto il comandante D'Annunzio quando gli è arrivato un proiettile abbastanza vicino da parte della Marina, della Regia Marina a Fiume e via discorrendo. Beh, le cose di Fattile Brattero probabilmente sono abbastanza simili a quelle che ha detto lui, non è detto che sia così, le considerazioni sono nella sostanza verosimili storicamente, ma forse perfino nella forma, non lo sapremo mai, ma è la nostra scienza storica in questo ci aiuta in un lavoro che non è soltanto un lavoro scientifico, ma diventa, quando riesce bene, anche un lavoro artistico. E mi dispiace non aver sentito, naturalmente, tutti gli oratori della mattina, non solo i saluti di Massimo Miglio, che sono sempre sicuramente, anche non c'era, e quindi, ma io non c'ero nemmeno io, e quindi... Vedete come si fa e come fanno molto spesso i giornalisti quando riferiscono certe cose, no? Ma insomma posso immaginarmi alcune cose che ha detto Barbero, perché di Chiara mi piacciono moltissime cose, ma i libri autobiografici mi piacciono in modo speciale, probabilmente perché pur non essendo di quelle parti, non essendo del nord-est italiano, è una zona che conosco piuttosto bene, e anche perché su questo Chiara si interrogava molto spesso, e si interrogava dolorosamente, soprattutto per i suoi rapporti col padre. Tuo padre sapeva essere anche molto duro, ma evidentemente anche dolcissimo. Lei si interrogava con una sorta di quasi di rimprovero iperetico a se stessa, delle torte al cioccolato mangiate da questa ragazzina di 3-4 anni quando il padre era all'Istituto Italiano di Cultura di Vienna, e nella Vienna del 44 era ancora possibile, beh, insomma, almeno in ambienti particolari, evidentemente l'Istituto Italiano di Cultura lo era, assaggiare per una bambina una torta al cioccolato. Ricordo una bellissima lettera di Robert Brasillach scritta proprio a un bambino della classe 1940, è una lettera scritta negli ultimi anni, nel 44, è una specie di saggio letterario che poi è entrato in una raccolta,
dove dice tu che non hai mai assaggiato, non sai mai quale quanto, che cosa sia il sapore di una torta al cioccolato. Si rivolge a un bambino francese che non aveva 4 anni, e io come faccio a spiegartelo? Che similitudini uso? Come posso farne? Come posso comunicarti questo tipo di dolcezza? E si torna al parfum landscape, anche il profumo. Chiara si tormentava su queste cose e si tormentava sull'esperienza del padre, il carattere dell'esperienza del padre. Io pochi doni ho fatto a Chiara Frugoni, salvo il fatto di averla una volta, lei mi ha corretta infinite cose, io non ne sarò mai abbastanza grato, io l'ho corretta una volta e l'ho sollevata quando lei mi ha detto sì, perché sai, mio padre faceva lezioni di italiano, un generale delle SS, io mi sono sempre chiesto, ma questa persona probabilmente criminale, in realtà mio padre lo descriveva come una persona estremamente gentile, estremamente affabile, molto umana, e io ho detto, ma guarda, si trattava del generale Jodl, che era capo di Stato Maggiore, l'ultimo capo di Stato Maggiore, è stato nella cancelleria fino alla fine, ed era tutt'altro che un uomo feroce, tutt'altro che un uomo a cui si siano riconosciuti personalmente dei crimini efferati, eccetera, certo. Era il capo di Stato Maggiore dell'Armata di Hitler ed è stato condannato alla pena capitale, ma era un uomo su cui le impressioni di suo padre erano del tutto giustificate e non erano addolcite come lei invece sospettava da una specie di amore filiale per cui gli rimproverava questa debolezza di questa sorta, se non d'amicizia, almeno di così, di senso di simpatia reciproca. E Chiara era tormentata da quel biennio difficile di Arsenio fra 43 e 45. Poi è arrivato il libro di Gianni Sofri. E il libro di Gianni Sofri, posso esserne testimone anche per l'amicizia col suddetto, era un libro, ed è un libro animato dalle migliori intenzioni, proprio anche intenzioni soggettive di in qualche modo di sollevare, confortare, rassicurare la famiglia anche sulla linearità del comportamento di questo personaggio. A un certo punto si è trovato a dover vedere quasi tutte le mattine a Villa Feltrinelli, il Duce, eccetera, eccetera, e Chiara si faceva delle domande e diceva, beh, però lui ha anche aiutato la resistenza, eccetera, e io le ricordavo che, insomma, sono prove di una vita senza dubbio molto interessante, e come dicono i cinesi, che Dio ti faccia la grazia di non assistere mai a tempi troppo interessanti. Questo rapporto con Arsenio ha sempre molto toccato Chiara, e Chiara l'ha saputo anche recuperare molto bene, valorizzando non solo umanamente ma anche proprio anche storiograficamente, scientificamente, il lavoro di Arsenio, tornandoci sopra, risistemandolo in maniera da rispondere a certe domande a proposito di certi scritti sparsi e via discorrendo. Naturalmente io potrei andare avanti se avessi intenzione di pettinare contro quello il presidente Miglio più del dovuto, e so benissimo che sta già bollendo e chiedendosi se non mi debba richiamare. E siccome so quanto egli sia malvagio nei miei confronti, gli tolgo il piacere di richiamarmi, e sulla base di queste poche sparse osservazioni termino però con una, non in cauda venenum ma al contrario, in cauda dulce, cioè che questo convegno è stato liberatore della profondità, non solo dell'ampiezza, della grandezza, ma della profondità di una studiosa. Era anche una carissima amica, era una donna di sensibilità e di generosità,
spirituale e morale straordinaria. E io credo che, come al solito, e come si usa dire molto spesso alla fine dei convegni, quando si ha la sensazione che i convegni siano riusciti bene, questo è un convegno che è stato utile, cioè è stato utile professionalmente, è stato utile scientificamente. Perché? Perché ha raggiunto, a livello proprio di prova di laboratorio, noi occidentali moderni siamo figli del dialogo ai massimi sistemi di Galileo, che è veramente iniziatore della modernità. Noi crediamo alla verità non perché ce lo dice la logica o la dialettica, ma perché pensiamo che ci si arriva provando e riprovando, no? E provando e riprovando, quando facciamo un convegno, o quando scriviamo un saggio, quando scriviamo un libro, o quando leggiamo un libro altrui, ci viene sempre da pensare, sia il lavoro che abbiamo fatto, a cui abbiamo assistito, positivo o non positivo, che c'è una cartina di tornasole sicura. Un libro, un saggio, un convegno, eccetera, storico, sulle altre scienze non mi pronunzio perché ne so ancora meno che di storia, che è tutto dire, ma un libro, un saggio, un convegno riescono non nella misura in cui possono dire di aver chiuso, di aver concluso dei problemi, ma al contrario, nella misura in cui hanno aperto altri problemi, hanno arricchito la tavolozza problematica di un autore, di un argomento, eccetera, nella misura in cui ci accorgiamo che veramente la storia non finisce mai. Noi non usciamo da questa giornata con l'idea che in fondo abbiamo scolpito una più o meno elegante lastra funeraria sul lavoro di Chiara Frugoni, l'abbiamo messo lì, l'abbiamo sistemato sulla scaffalatura, magari l'abbiamo coperto in marocchino e ormai è lì e è fermo, al contrario. Sentiamo vivo, lo sentiamo, ebbene sì, provocatoriamente e deliziosamente ancora imperfetto. Ci dobbiamo lavorare ancora sopra, ci dobbiamo pensare ancora sopra. Magari lo dobbiamo migliorare con le nostre forze, se nella misura in cui è possibile. E questo io credo che sia il miglior elogio che noi possiamo fare alla figura di un'amica e di una collega, non immaturamente, ma purtroppo dolorosamente scomparsa. Però non ho memoria, dicevo Orazio, non si muore mai del tutto. Grazie. Grazie davvero al professor Cardini. Abbiamo parlato di una grande maestra, uso questa parola che forse a qualcuno parrà inappropriata, ma la uso con convinzione perché non la uso nel senso, nell'accezione che ha negli ambienti accademici, ma piuttosto in quello che ha presso i filosofi antichi o quei filosofi per i quali l'insegnamento è anzitutto un dono di amicizia. Parlare dei grandi maestri è un rito naturalmente doveroso, è un rito profondamente istruttivo, come ha sottolineato il professor Cardini, soprattutto quando il maestro è veramente grande, una maestra è veramente grande, e coloro che ne parlano sono persone brave, intelligenti, impegnate, come sono state quelle che ci hanno intrattenuto in questi due momenti. È anche un rito, permettetemi, consolatorio, che in qualche modo ci lascia più consapevoli e diciamo pure più felici. Quindi grazie a tutti, grazie all'Istituto, ai relatori, agli organizzatori e grazie a tutti quelli che sono venuti ad ascoltare. Due parole ancora al A me dispiace che il professor Cardini non possa ascoltare il mio ringraziamento nei suoi confronti.
che oggi è stato in maniera inusuale, breve e concisa. È compendioso. Basta lì. Ma guarda che non ti vedevo, ma chissà, devo avere delle allucinazioni. Ho ringraziato questa mattina chi era presente, avrei dovuto ringraziare anche chi non ha potuto partecipare. È stato ricordato ultimamente più volte Salvatore Settis, e mi piace leggervi quello che mi aveva scritto Salvatore Settis qualche mese fa. Come sai, quel giorno, oggi non posso essere a Roma, altrimenti sarei venuto. Attenzione a quello che segue, ma in nessun caso avrei accettato di prendere la parola. I miei sentimenti e le mie emozioni davvero non lo consentono. Non me lo consentono. E lo stesso vale per qualsiasi intervento scritto. Questo conferma quello che c'è, abbiamo ascoltato poco fa anche sul rapporto complesso, anche in questo caso, tra Salvatore e Chiara, Salvatore Settis e Chiara. C'è un'altra persona che oggi io avrei voluto fosse ricordata, ed è Clara Gennaro. Non molti ricordano Clara Gennaro, sanno la funzione che ha avuto Clara Gennaro e all'interno di questo istituto e nei rapporti con Frugoni, i suoi allievi e così via dicendo. Clara Gennaro sta bene, la sento abbastanza spesso. E mi fa piacere ricordarla oggi, adesso, in questo momento. Così come mi fa piacere ricordare che quel libro che abbiamo avuto tutti tra le mani, quello di Chiara, ha 50 anni. È stato pubblicato 50 anni fa. L'ultima cosa, mi fa piacere ricordare, ma questo per un momento, sempre per quel discorso sull'autobiografia che dovrei riscrivere, un viaggio con Chiara a Berna per studiare il libro ad honorem Augusti. Allora queste cose si facevano, l'istituto ha mandato me e Chiara a Berna per più giorni, per una settimana quasi, per studiare direttamente il manoscritto del libro ad honorem Augusti. Questo è quello che volevo dirvi in conclusione. Anch'io sono un po' cattivo delle volte. Quindi in conclusione ricordo sempre ai relatori che già da domani arriverà una lettera con la richiesta del testo per gli atti, perché è tradizione dell'istituto, per un po' di anni, di pubblicare gli atti del documento che hanno organizzato entro un anno, quindi regolatevi. La chiusura no, ho finito adesso di fare una lode con il Cardini, che non mi capita quasi mai, anzi non è la prima volta forse in assoluto, questo è un giorno importante e lui dovrebbe saperlo e tenerlo bene in conto, e poi cade su queste quisquiglie, su queste piccole cose. Vi ho già ringraziato tutti, anche chi ha avuto la pazienza di essere presente da stamattina fino ad ora qua.
vi ho invitato anche per quello che sarà un momento importante per l'Istituto e per me anche personalmente, ai 140 anni dell'Istituto, a dicembre, mi piacerebbe molto rivedere molti di voi. Grazie e arrivederci a presto. Auguri.